asciuga la macchia che lascia quell'acqua sul tappeto, sul tavolo dell'IKEA. Purtroppo non è il legno massello. Se l'appoggi con il fondo bagnato, il bicchiere, il tavolo sarà segnato. Attento, si gonfia quel compensato. Era tutto liscio, adesso guarda come si è gonfiato. Problemi del primo mondo, problema che mi rende meno giocondo. Se il tavolo si gonfia, ma adesso basta dai, adesso pensiamo al mame, adesso pensiamo a una grande emozione. Sta per cominciare un viaggio che ci porterà dove nessuno è mai stato. Viaggio del mame sconsacrato, solo giochi blasfemi con Gesù Cristo e croce. No, scusate, sto dicendo solo giochi che non abbiamo mai conosciuto, giochi che non abbiamo mai giocato, giochi che ci porteranno lontano. Magari per voi sono giochi normali che giocavate nel bar sotto casa 30 anni fa. Ci sai, per me sono giochi inediti, che sarebbe come dire inediti, spostando l'accento da piano sdrucciolo. E questo mame, 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 non ho l'accordo, che era questo accordo fetenci. Noi lo canteremo, ma soprattutto lo giocheremo. Mi piace molto che c'è un po' di distorsione. Bene, molto bene. Più distorsione. È distorto, non abbastanza. Yeah! Questa cosa di distorsione mi ha esaltato. E intanto, il microfono sta esplodendo. Clippa un po', troppo gain. Vado in distorsione, però veramente troppo gain. Vabbè, lo abbasso un po'. No pain, no gain. Dopo lo rialzo. Ecco, così sono più mello. Peccato, perché era bello questo clippone. Ricominciamo da capo. Insomma, questa sera facciamo anche una accisione iniziale. Insomma, questa sera Eia ci si è abbonato per 25 mesi. Non ci volevo credere, ma è così. E ricorre subito dietro Fra Flower, che si abbona per 24 mesi. È incredibile, lo sai, tutto questo amore che Kenobi sboccia riceve. Lanciamo una Genki Dama per Fabio Bortolotti e anche per il buon Bellotti. Grande Bellotti, che è appena arrivato ed è già celebrato abbonamento per Tyron, che ne ha solo 17. Ma cosa contano numero di mesi? Quello che conta è l'esperienza. E questa sera faremo un'esperienza con questo strano accordo di quarta. Giocheremo dei giochi che non abbiamo mai giocato, sonderemo un territorio inesplorato con Mame Alone. Ci sai, con Mame Alone, ci siete anche voi, con Mame Alone. Si suda e poi viene l'alone. Ho fatto cadere l'arcade stick sul mio ginocchio e poi si è sfrangiato per terra. Ho sentito un dolore, ma sopra ho sentito le madonne. Con Mame Alone giocheremo, con Mame Alone. Se funziona ancora lo stick, devo ancora configurare tutto. Fatemi compagnia, va bene, basta, cominciamo. Cosa Malone? Cosa vuoi? Mame Alone, non Mammellone. Mammellone, vuoi fare la cantante anche tu, Annalisa, capito? Allora, la prossima volta facciamo un bel siparietto in cui tu canti le canzoni improvvisate al posto mio. E tu ti vesti da scimmietta con un tamburello e un piattino e chiedi soldini, Linda. Che ne dici? Ok, questo mi piace. Lo spirito, vabbè. Allora, intanto abbiamo mettato un archistic. Voi non lo vedete perché è dello stesso colore del mio pantalone del lungo degente, ma se io mi sposto appare... No, non appare un cazzo. Vabbè.
Pazienza, tutta questa fatica per questa che forse si è rotto cadendo, lo scopriremo solo giocando. Ciao a tutti, ciao Fanonos, ciao a Daniro, grande mone piccolo, Cucu, Exa, il nome di Zero DNA di Smash, Skill Cat, Esi giapponese, Ross White, tutti, Atarion, perché non ti chiami Atarion? Sarebbe stato più bello. Allora, intanto io fieramente mostro questa maglietta di Jethro Tull, Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, che... che tastiera in verticale nascosta di dietro? Una tastiera de merda, Jerry, proprio... Vabbè, no, non è vero, ci ha prestato... Ma mi dici chi ce l'ha prestata, scusa? Ci ha prestato un amico di Linda, che ce l'ha ma non la usa. Potrei anche attaccarla e fare succedere cose, ma poi non succede mai. Me l'ha prestata proprio dicendo, ah, ma tu che vuoi... Tu che hai questa cosa che fai giovane su streaming, perché non prendi la tastiera, ciao Zambani, e non giochi, no? I giochi. Ha senso, ma anche assenso. Ecco qua questa bottiglietta piena di... acqua. Però poteva anche essere grappa, che ne sai tu? Cioè, e non si sa, in stream, cosa ne sanno di cos'è questa bottiglietta? Vodka distillata 24 volte. E poi metà sarebbe di mamma. È davvero? Lo so che è di mamma, però adesso posso anche alzare un po'. Adesso non vi rompo più la distorsione, no? Così. Allora, giustamente dice, ah, una maglietta di Jethro Tull. Io pensavo che fosse una maglietta con i commenti di Twitch. Sì, una maglietta esiste, l'avranno già fatta, una maglietta che è un display con i commenti di Twitch, no? Titti streamer, quello dove la funziona. Quindi, sì, sono circondato. Allora, cosa... Ah, sì, perché siamo qua? Il mame. Vediamo cosa faccio qui. Ah, il mame. Mamelone, il mame mai giocato. Quindi, Discomfort Zone, il sottotitolo di questa serata. Perché? Perché giocheremo, appunto, a cose mai viste. Noi abbiamo il nostro amico Combo Completa. Linda, se puoi smettere con quel coltellino. Di tagliarti le vene. È anche ora di andare a dormire, non è ora di tagliarsi. Quindi questa roba di questi bambini che si autoinfliggono tagli, non si capisce, però sono ragazzi, bisogna anche avvicinarsi alle mode dei giovani, no? Non bisogna sempre fare i vecchi, Fare un rumore bruttissimo. Esatto, e certo, fare un rumore bruttissimo. Serve un'impalcatura. Ma dammi una lametta che mi tagli, va bene. Quindi, non ti tagliare, smettila di interrompere questo importantissimo momento di televisione e vai a dormire. Perché lo dice tuo padre. Allora, qual è lo scopo questa sera? Siamo un po' logorroici, ma anche un po' a mammellone, almeno un po' di mammellone in effetti. Allora, perché siamo qua? Mame mai giocato. Cominciamo. Per esempio, cos'è questa roba qua? Non lo so. Abnormal. Ho messo un gioco a caso dalla lista che Combo Completo mi ha fatto, ci ha fatto a tutta la Kenobisbeach, che ne potrà capito? Quello. Potrà usare questa lista, tutta la Kenobisbeach Productions, per in effetti fare delle serate. Intanto qualcuno si è abbonato e non è niente meno che il Branza. Ciao Branza. Per 22 mesi, porca miseria ragazzi. Cominciamo a essere vecchi. E la prendiamo questa lista e la strapazziamo andando a cercare giochi che non abbiamo mai giocato. Usufruire, grazie. Ciao Combo Completa. Eccolo qui, il nostro eroe Combo Completa, che possiamo ufficialmente ufficializziamo il fatto, anche se tu non lo sai, Combo Completa, che tu sei parte del team editoriale della Kenobisbeach Productions. Forse non sapevi, ma tu sei parte del team editoriale della Kenobisbeach Productions. Come già prima di te, possiamo dirlo anche Danilo Della Frana, che infatti è questa sera qui. Cos'è il team editoriale del Cannabis Blush Lux? Una cosa che ho appena inventato. No, non è vero. Concettualmente c'è. Ci sono persone che ci danno una mano molto, molto concreta. E quindi per questo noi vogliamo celebrarli con il nome team editoriale della Cannabis Blush Lux. Quindi... se volete essere parte esclusiva del team editoriale della Kenobisbeach Productions, potete fare delle donazioni random di minimo 500 euro alla Kenobisbeach Productions e sarete automaticamente parte della team editoriale della Kenobisbeach Productions. Allora, dove siamo? Ah sì, mame, siamo qui per il mame. Questo non è un just chatting, mi sono abituato la settimana scorsa che era just chatting, ma questa volta si va sul serio. Cioè, se qualcuno vuole abbonarsi, che c'è questo hype train di livello 2 in mezzo che mi rompe le scatole, lo faccia subito, così me lo tolgono, e se no non capite, ma c'è in mezzo hype train.
Usa gli abbonamenti, i droni o i bit per raggiungere il livello successivo. Ah no, i doni, non i droni. Pensavo di usare i droni. Quindi, abnormal, cos'è sta roba? Abnormal, abnormal. Vediamo, proviamo. Vediamo intanto, non so neanche com'è. Devo configurare tutto stasera, quindi aia, aia. Ecco, allora, questa cosa naturalmente è interessante dei giochi, dei terreni insondati della Kenobi's Productions. Ah, tra l'altro non so neanche, c'è un volume, come funziona? Metto le cuffie, scusate. Al momento non c'è un volume, c'è tantissima inquietudine con delle bamboline vestite sadomaso che fanno cose. Allora, io sento un volume, ma forse voi non lo sentite. Voi non sentite niente, giusto? Confermatemelo. Da dove potrebbe uscire questo suono? Attenzione, grandissimo! Chi ha fatto questa cosa bellissima? Grazie, qualcuno ha fatto delle cose belle, ha tolto l'hype train, vi voglio benissimo. Non sentite, va bene, adesso io farò in modo che voi sentiate perché è molto bello quello che sta succedendo. Forse è molto bello, forse è molto disturbante. Proprietà audio avanzate. Vediamo, audio del desktop, monitoraggio audio, monitorerà e invita all'uscita, è così. Audio del desktop non funziona oggi. Fatto piacere scoprire questa cosa adesso così. Excuse, no? Wow. Adesso capirò perché. Non ne ho più pallida idea. Allora, l'audio del desktop non funziona perché? Non lo so, perché non funziona l'audio del desktop? Tra l'altro c'è questo audio molto disturbante. Vabbè, intanto vedete questa cosa bellissima. Allora, se questo è il primo gioco, mi sa che finisce male as usual. Sì, è possibile. Allora, intanto io ho un grande problema, che è riuscire a darvi audio. Questa è una cosa molto importante che non so come fare a ottenere, perché se tutta la puntata devo stare senza audio potrebbe essere un po' difficile. Allora, l'audio. Perché non c'è l'audio? Non lo so. Mistero. Mistero della fede. Una cosa che potrei fare è capire se il problema dell'audio è il MAME. Non so se su questo o su altro ho segnato quiz giapponese. Certo, combo completa. Proprio perché tu hai segnato quiz giapponese, io ho voluto metterlo. Allora, vediamo un po' qual è il suo fucking problem con l'audio. Bello, così. Non so, no, perché io lo sento. Se io non lo sentissi, potrei dire, no, che però io non lo sento. Allora, proprietà audio avanzate. Audio. Mono. Monitor audio, solito uscita audio, esatto. Sì, vai, così, proviamo. Niente. Sentito un cazzo. Bene. Sono soddisfazioni comunque. Chissà perché. Non c'è l'audio, ma meno male che c'è il testo, bravo, l'hai detto, questo è il punto. Siccome non c'è l'audio, perché non c'è l'audio? Non so. Non Forse posso fare una cosa tipo così? Aspetta, idee. Vediamo. Idee geniali, tipo, sta roba qua, cosa aspetta? Qui, tipo, questa cosa ge genera un audio. Madonna santissima, cosa sta succedendo lì? Super creepy, super creepy. Ma Yachimish, cosa sta succedendo? È bellissimo. Perché sta succedendo sta roba? Oh mio Dio! Allora, inseriamo una nuova fonte audio. Inseriamo nuovamente, tanto voi siete in buona compagnia, no? Siete in buona compagnia perché allora cattura l'audio, cattura l'audio, cattura no. Sarà sto NDI source che ho aggiunto. Potrebbe essere questa cosa qua che ho aggiunto per ragioni misteriosi. Cattura l'audio in entrata, cattura l'audio in uscita. Vediamo se questa cosa qua no, cattura audio no. Proviamo. Allora, cattura audio del desktop. Ecco, facciamo così. Proviamo. Ecco, adesso ho aggiunto sta roba qua che non fa assolutamente un cazzo, perché lui l'audio del desktop non lo sente. Beh, una bella soddisfazione. Cioè, peccato perché sto sentendo una musica, potremmo dire, quasi divina, quindi mi dispiace un po' che non possiate. Anche disturbante, perché cercare di fare le operazioni che sto cercando di fare con sotto questi suoni demoniaci è. Sì, questo gioco è Namco, ragazzi. Questo gioco è totalmente Namco. Allora, mi piace soprattutto che è la prima volta. Com'è possibile che non si senta l'audio del fucking MAME? Dove c'è un ex? Queste persone.
Ho già due core. Ah, Danilo dice: ho già due core con questa roba in demo svolta la serata. Beh, in effetti è abbastanza vero. Aggiungi, riproviamo. NDI source, ok. Aggiungi una sorgente esistente. Benissimo, ecco. Niente, io qualsiasi roba aggiungo non me se ne cura. Vabbè, mi fa molto piacere. Proprietà audio avanzata, anche qua. Le sto provando tutte, ragazzi. Dopodiché farò una puntata senza audio. Cioè, questa è la verità. Potrebbe succedere. Potrebbe succedere anche questo. Pensate un po'. Tic. Così sarà probabilmente. Vabbè, cercherò di cantare le. Intanto, questo sta andando avanti, questa roba terribile. Io posso anche cambiare gioco, ma il problema non è il gioco, Zambanni. Se fosse. Anche questo, ma oggi va un po' strano. Va un po' strano questo Mame. Vabbè, un po' rotto. Facciamo così, chiudiamo questo. Aspetta, are you sure you want to quit? Sì. Bene. Adesso riapro il Mame. E auspicabilmente questa semplice operazione porterà dell'audio. Vediamo, prova, anzi, facciamo così: prova a svuotare il cestino, vedere se svuotando il cestino fa quel suono tipico di cestino svuotato. No, proprio non sta passando l'audio per. Mamma mia, questo. Sapete quelle cose che fanno piacere proprio, perché dici, ma adesso? No, non sta passando l'audio. Hello from North America, thank you very much, Peaky Channel, you arrive in a wonderful moment, a moment where there's no audio and we are forced to have 2 hours of streaming with no audio. OBS is okay, OBS is not very okay. It's yes, everything is quite fine, nothing changed really, but the audio is not working. For fuck's sake, and I know why. I think that it's something related to the presence of Elgato. Elgato is stealing the audio from me. Yes, the capturer, which I'm not using, somehow is stealing the audio from me. Or maybe Elgato sound capture. I will. No, adesso non funziona un cazzo. Ma che è? Si è rotto, scusate, si è rotto il computer, aspetta, proprio non. Ma what? Sì. Ok, intanto ho svuotato il cestino. Alle volte dicono che serve, alle volte dicono che serve. Exa Starless. Hi, Exa Starless. Please, Exa Starless. Tell me why my audio is not outing. I don't outing the audio. It's like being the stream will be looking at this window with this sadomaso puppet forever. And it's fai partire Winamp. Come stai acquisendo il gioco? Sto acquisendo il gioco con una finestra, come una finestra il gioco, no? È una finestra del Mame. Non è una finestra del tutto. Ma Winamp non va, posso anche far partire Winamp, ma non va. La voce audio desktop su OBS è attiva? Sì. Facciamo partire Winamp comunque, perché no? È una buona idea. Magari c'ha ragione lui. Faccio partire Winamp. Ok, Winamp, non ci sono. Va bene, sentiamo. Vedi? Vedi? Non va. Anche se metto questo, non va. Adesso sto ascoltando Nick Drake, ma non si sente niente. Si sente? No, non è possibile, veramente. State sentendo una rara versione di Pink Moon cantata in realtà da Beck. Ma è bello che si sente, ma io non vedo niente. Cioè, nel senso, l'audio del desktop è morto. Ah, ora no, ora non si sente più. L'ho abbassato.
Ora lo sentite. Andato via. Ora non più, basta, fine, non lo state sentendo. Ora no, doing my best, te sì, te becco, no, si è sentito, Gesù, no niente. È bellissimo, è uno stream molto interattivo, tutti stanno cercando, si sente in lontananza. Quindi il problema è il volume. Ah, che soddisfazione. Ora buttano giù la live per il copyright, non ha importanza, si sente super bassissimo. Vabbè, dove si è sentito, vai, Cristo. Stai buona, Linda, prima che ti bastono. Allora, riproviamo con Abnormal Check. No, cambiamo gioco. Andiamo, almeno spostiamoci verso altri giochi. Tipo, per esempio, ta 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 ta, vado random, bravissimo, papà. Boom, gioco random. Jitsu Yoku Pro Yakyu. Va bene, è un gioco di baseball, de merda, però vabbè. Allora, stai buona. Jitsu. Esatto, vai a dormire, Linda. Vai a dormire. È chiaramente un gioco di Mahjong. No, come di Mahjong? No, aspetta, no Mahjong. Linda, vai a dormire. Vai a dormire, Linda. Dormire, vai. Ah, dormire. Linda, vai a dormire. Oh, scherzi, Linda. Vieni a leggere un po' con me. Tanto si vede in trasparenza l'Excel, non so perché, perché non è tutto completamente rotto. Perché l'hai tolto? Ah, adesso che sono stesso. Ma guardate il mame, cosa è successo? È tutto rotto. Oddio mio. Lo sapevo che era una serata che non funzionava niente. Lo sapevo, era l'altro, era Jitsurokyu, poi Pro Yakyu. Ci sono due Jitsurokyu, ho sbagliato Jitsurokyu. Jitsu Yokyu. Vabbè. Ok, quindi, oh, finalmente tutto a posto. Buono. È il tipo di grafica che mi piace. Siamo una serata dallo studio 3. Beh, ma concettualmente una serata dallo studio 3. Allora, innanzitutto, perché? No, il problema è il monitor di questo audio del desktop. Cioè, voi mi dite che si sente, ma sostanzialmente. Va? Lo sentite? No, non sentite una musica stimolante tipo De Fecazio? Beh, c'è una musica tipo Marcetta, non lo sentite? Bene, una grande soddisfazione. Manco Bugazzi, bene. Proprio quello che speravo, quello che speravo. Quindi, curioso che si sentisse Winamp, però no, forse non è così curioso perché allora, va bene, quindi bene, abbiamo detto. A fruscio pochissimo, bassissimo. Non sembra un problema di volumi. Quella roba che sentiamo noi forse viene dalle cuffie. Questo in effetti ha senso. Ciao, Kenobisboc, che penso sia Fabio Kenobi Bortolotti che è venuto qui per assistere a questa particolare, potremmo dire quasi un happening più che una puntata in cui non funziona. C'eri quasi, sì, ma c'ero quasi, ma se non funziona, non funziona. Quindi. Allora, quindi va bene. Annalisa, riusciresti a procurarmi un po' di alcol per piacere? Dito medio, bene, oggi va così, oggi va così. Vabbè. Impostazioni audio, vedi, se la voce audio è il desktop, hai selezionato la stessa fonte audio che senti nelle cuffie. Va bene, stessa fonte audio che senti nelle cuffie. Allora, io nelle cuffie ho la Edirol, quindi la scheda audio. Ah, ora sento un rumore fortissimo. Anche voi probabilmente. Adesso potreste sentire qualcosa. Avete sentito qualcosa? Ah, allora, adesso avete sentito qualcosa. Azz, aiuto. Bene. Mi è esplosa la testa e il paccione sta facendo un ride. Allora, avete avuto. Allora, sentiamo i segnali dello spazio. Ora sì, si sente. Oh, benissimo. Allora, ragazzi, praticamente era messo su Edirol, quindi era giusto, ma dopo aver vinto. Adesso posso anche alzare il volume, non è un problema. Praticamente era giusto, ma per qualche ragione non era detectato. L'ho cambiato, non funzionava niente. Poi l'ho rimesso su Edirol e vi ha tolto l'udito per sempre. Quindi questo effetto
questo effetto merda. Va bene. Ok, quindi nel frattempo. Finalmente, signori, può cominciare. Questa è l'ingresso di Paccione. Ciao Paccione, che col suo ride è raggiunto la sorta del dolore. Va bene, siccome si sono sbiciati i timpani poco fa, ora sto immaginando dei suoni. Sentite i suoni FM? Benissimo, mi fa molto piacere. D'altro canto, penso che sia anche vietato dalle policy di... No, non di smascino. Input gen, guarda che bello. Ah, quando c'è tutto da setup. Ah, che bello. 1, 2, 3. Quanto gli mancava questo rituale, questi noni setto, così poi avrò dei problemi. 1. E no, il dio delle città degli denti. 1, 2, ripetete con me tutti insieme, come un grande rituale. 3, 4, 5, 6. Basta. È così ragazzi. Ma è bello anche così, è bello anche soffrire. Mahjong ci serve, no? Qua guarda quante robe che puoi configurare col Mame. Pensate che bello, che mondo fantastico di configurazioni completamente inutili. Poi dice perché voglio avere l'FPGA. Comunque siete tutti a posto. Sono contento, vi do in forma. Other controls, qua ci mettiamo il mio solito start. Il coin lo mettiamo qua. Ah, lo vedi che funziona. Non mi ha raccontato del tipo della scuola guida che ogni volta che faccio qualsiasi cosa dice: ma non puoi fare così. E lo vedi? Ma lo vedi che così facciamo un incidente? E non voglio morire, ho solo 80 anni. Ecco, c'aveva ragione. È vero, no? Era costantemente così, è una roba fantastica. E ridi. Oh, lo vedi che è configurato tutto. Adesso possiamo giocare questo gioco di merda. Finalmente. Eccolo qui. G contro C. Ah. Ancora il nulla. Il Gerva, siamo a 30 minuti di live, ancora il nulla comico. Il nulla cosmico, casomai. Il nulla comico, mi pare che il nulla comico era abbastanza... Playball. Ah. Eccolo qua. Finalmente. Ah, subito mi piglio uno strike in faccia. Ho sempre amato il baseball per quella sua caratteristica. Guarda che roba. Guarda che tiro. Guarda che roba. Ed è subito da prendere il volo. Vai, riprova. Grandissimo, un altro grandissimo tiro di John Brembosch che colpisce il techno mentre la gente si sposta. Ah, grandi applausi. E arriva Jingles Fanakitus che ritira la palla, ma purtroppo viene intercettata da Barabo Sostakovic. Ecco, vediamo che Sigiskost Krzyzlowski fa chiudere il primo inning, o il primo run, il primo set, il primo dei primi Vrast. Alla fine ha passato gli 80 anni, sì, ha passato gli 80 anni. Ed è bellissimo, sulla voce di Gelle, guarda che tiro che gli faccio, a palla lenta famosa, ed è strike, perché la famosa palla lenta di Gianni 14. Pensate, lui si chiama di cognome 14 come il numero che porta sulla maglietta. È successo solo un'altra volta nella storia con uno che aveva il numero 1 e si chiamava 1-1. Guarda, tipica palla traditrice bassa, guardate qua. Guarda come si annaspano. Ah, ma devo prendere io la palla, questo è il problema, scusate. Non avevo capito, rage quit. È stata una giornata difficile, ma la serata... Ah. Allora, e questo era il fondamentale... Jitsu Ryoku Pro Yakyu. A questo punto però io voglio provare Jitsu Roku Maki Chi Mahjong per capire perché tutto questo interesse. Prima non potevamo, perché insomma, no, però è un interesse puramente. Vi alzo un po' il volume, so che vi piace il volume alto. I heard you like the volume alto. il buon gusto si vede dal mattino. Vabbè. Esatto. Urca miseria, il disturbantissimo mondo della Window Corporation con questi suoi ritratti femminili leggermente cringe, le donnine. Va bene, quindi va bene, abbiamo giocato anche Jikoku, Jikudachu, Cicciuracciu, Piccipocci. Vabbè, che poi un Mahjong quindi non si può praticamente riuscire a fare niente, quindi è il bello del Mahjong. Va bene,
Quindi niente, notate come si sminchia tutto e in trasparenza dietro appare l'Excel. No, certe volte sì. Andiamo ancora a caso. Mi raccomando, combo completa, poi tu dovrai... Oh, Poconian Balloon. Ah, oh, Poconian Balloon. Intanto qua proprio tutto rotto malissimo. Poconian Balloon. Andiamo a cercare Poco... Poco, non c'è molta roba con Poco. C'è Puzzle o Poco International e Poconian Balloon, che è della Capcom, signori. È un CPS, se non mi sbaglio. Adesso non vorrei... Non vorrei sbagliare, guardate le donnine ancora in trasparenza, è tutto proprio che sta funzionando molto bene. Danilo dice, c'è vibe del PC 98 nella risoluzione dei ritratti del gioco precedente. Sì, perché quella risoluzione probabilmente 512x242, quella roba un po' strane, no? Sì, Poconian Balloon è anche tra l'altro disponibile sull'FPGA, ma noi giochiamo qui col Mame. Mame Alone, non c'è ancora l'alone, pensate, ho fatto la doccia per voi, pensate. Oh, attenzione, questo gioco si può usare solo in Giappone, quindi non fate troppo i marrani. Ah! Ma come abbiamo fatto a non giocare a poco di Anbalu? Ma guarda, guarda che tenerezza dei 100, dei 100, dei 100. La musica c'è ancora? Grazie, la mia Rosa Cremisi, la mia donna Cremisi. A tutti voi grazie per essere stati con noi in questi lunghissimi 40 minuti iniziali. Saluti da Luke McQueen. Ciao Luke. Ciao Luke. Quindi dicevamo, vediamo di capire cos'è Poconian Balloon. Poconian? Cattamiam! Adesso tiro fuori il Chusky! È un po' la versione Doraemon Genderbender, no? Lui non è un gatto spaziale, è un gatto speziale, nel senso che fa lo speziale. Oh, è un gioco bellissimo! Posso fare le capriole e anche lanciare bombe e far apparire dei fiori in testa dei delfini. Secondo me è già giusto. Ah, per chi non capisse come è possibile che Capcom abbia creato una roba del genere, ovviamente questo era una specie di medal game, quindi un gioco per bambini piccoli che potevano giocare per un pochino con una specie di finto gameplay con il castello di Neuschwanstein. Attenzione al nuovo avvistamento del castello di Neuschwanstein in Baviera dopo Bombjack e Super Pang e Silicon Action, un aereo che passa, avrei dovuto colpirlo, tirarlo giù. Bello, guardate, siamo già a Parigi. Parigi va bene, una messa in cuore. E poi di colpo in Africa, ma comunque con la qualità grafica di una Capcom di stagisti appena arrivati. Heidi, avete visto che bello? Oh, un serpente, lo colpiamo il serpente. Brutto, colpiamo l'UFO. Colpire l'UFO, colpire l'UFO. E no, quando arriva l'UFO colpisco l'ippopotamo. Va bene. Scimmie urlanti dappertutto. Ecco, è finito, adesso finalmente il bambino ha giocato quello che doveva giocare. Loro due si eclissano dietro la nuvola, atterrano dove ci sono tutti gli altri che li aspettano, protagonisti probabilmente di un... E vediamo che cosa vincerò. Non posso fare niente. Sì! Super Suspense, ce l'ho fatta, incredibile! Ho vinto. Adesso aspetto che dal mio computer esca un pupazzetto. Un pupazzetto. Fine. Vabbè. Cosa stiamo facendo? Ci chiede giustamente lo Enix. Stiamo giocando tutti i giochi della sala giochi che nella nostra vita di Kenobismus Productions non abbiamo mai giocato. Quindi gli inediti. E pensate, sono migliaia. Perché siamo pighe e giochiamo sempre a Wonder Boy Monster Land. Cosa sto facendo? Ah sì, esco. Rage quit. Oh, e torniamo qua dove c'è, per esempio, potremmo giocare a Kandori, che è un... attenzione, Kandori sembra interessante. Kandori non abbiamo sicuramente giocato, Pompoco l'abbiamo giocato. Pompoco 3, è curioso che lo vediate così diverso da come lo vedo io, però insomma è comunque una roba. Pompoco, questo è Pompoco, un grande classico della Sigma, se non mi sbaglio. Sì, un grande classico della Sigma, però non abbiamo mai giocato la versione Kandori, che fa anche un po' candidosi, quindi proviamolo. Gioco poco ma Yoko con Pompoco. Quindi vediamo la versione Kandori di Pompoco, un bootleg
Buonanotte, buonanotte a Pacione, grazie per essere passato a trovarci. Non capisco come fai ad andare a dormire in un momento così importante in cui stiamo giocando a Candori, che non è altro che il bootleg di Pompoco con Mario al posto del procione Pompoco. L'ultima volta che ho detto a qualcuno di farmi un Pompoco ho ricevuto una sberla. Bello, bello. E mo no, quello non andava preso, quello non andava preso. Grande Mario, guardate però, è Mario, ma salta con una plasticità che Mario non ha mai avuto. Wow, guarda come si slancia con le braccia. Ho anche raccolto l'astronave di ET. Ce n'è un'altra lì. No, sono distratto. Un Mario anomalo, molto anomalo. Lo sprite di salto è meraviglioso. Doveva essere appena uscito ET al cinema, quindi questi pirati, oltre ad aver rippato la scheda di Pompoco, hanno anche messo lo sprite di Mario, non paghi, non domi, hanno messo Mario a raccogliere carote. No, vai via, aiuto, ho sbagliato. Mi piace molto anche come hanno fatto Mario visto di fronte. Ah, tanto non puoi saltare in alto, puoi solo saltare in là. Con rincorsa salti un po' di più. Gli effetti sonori sono molto belli, sono gli effetti sonori di Pompoco, comunque originali, quindi. Ma non ce la faccio, c'è un bug mentale che per me quello. Papparabà, ammazza la vecchia col flick, grazie. Bello, 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 ma non ci vivrei, come si dice. Allora, andiamo avanti. Sempre quel potere del random di Excel, che vuol dire fare su e giù, su e giù, non vedete, sto facendo su e giù, e poi dopo aver fatto su e giù un sacco, prendo un titolo. Tic Tac Trivia. Tic Tac Trivia. Vabbè. Così, Tic Tac Trivia. Allora, Tic Tac Trivia della Merit del 1985. C'è anche la versione verticale, ma perché quando possiamo giocarlo in orizzontale comodamente a casa vostra con Kenobi's World Productions e questo fantastico format Mame Alone, gli ingiocati, noto anche come Discomfort Zone, anche se non ho mai preparato i flyer. Yes, it's 1985 and we're trying to play this amazing game which doesn't work because probably I have to reset. It doesn't work because probably I have to put a test mode, which I don't know how to put, and maybe pressing T or 5 or 6 or 7 or speeding up the MAME just to get beyond the super long testing boot section of this freaking game of 1985, but it still doesn't work. But I can try like this, and it doesn't work. But I could try even like F1, F2, 5, 6, 7, 8. Rock and roll, rage quit, molto bello. Tic-tac trivia, wonderful, merit game of 1985, amazing. Another one, ta-ta-ta-ta-ta-ta, pop, pip. Ok, and now it's Kung Fu Tycoon. Wow, one of my favorite game ever. Kung Fu Tycoon, if I'm not wrong, exists also on the MSX, on the MSX computer. Kung Fu, like Kung Fu. Non c'è. Perché la sta scritto col trattino, no? De merda. Tac. E allora, Kung Fu Tycoon. Non c'è neanche un flyer, il povero Kung Fu Tycoon. Della Seibu Kaiatsu. Yes, this one exists also on the MSX, if I'm not wrong. Let's see how much playable is Seibu Kaiatsu. Kaiatsu. E attaccati a sto Kaiatsu. In via Kaiatsu. No, non conta Nino Babbo come giocato, secondo me. Dopo stanotte mi ci metto là. The microphone is out of control, so this game depends on button. Scusa, scusa. È il messaggio più assurdo che ho mai letto. Questa serata è veramente strana. Riguardiamoci comunque l'incredibile Bootsy. Il microfono è fuori controllo, per cui questo gioco dipende sui bottoni. E penso uno dei messaggi più criptici. O questo gioco usa effettivamente. Adesso andiamo a guardare. Usa effettivamente un microfono e in alternativa i bottoni.
Ah, devi fare IA quando colpisci, giusto? Posso. Che è? Ah, è una cosa su cui posso appoggiarmi? No. Ma che è? È completamente assurdo. Ma cosa sta succedendo? Allora, tu puoi fare dei calci, sì, sì. E puoi bussare le porte. Cioè, il tuo kung fu è basato sul fatto di aprire la porta e raccogliere le cose che appaiono. Però ogni tanto arrivano dei tizi, poi appaiono delle cose del mahjong che devi raccogliere, immagino. Ha dei slowdown che chiaramente non sono imputabili al gioco, ma al fatto che è un gioco che non funziona, che ha dei slowdown legati all'emulazione fatta col culo. E questo è il bello di provare i giochi a caso, vedete? Oh, e poi muore così, diventando una specie di palla di sterco giallo. Pronto? Oh, finalmente. Sì, lo voglio prendere. Lo prendo. Ma che è? Vabbè, comunque è totalmente rotto. Totalmente rotto, impossibile da giocare perché è super slow. Per ragioni a me ignote. Cerchiamo di capire però, questo potrebbe essere interessante, la storia. La storia di questo gioco, lo vedete qua, possiamo guardarla. Un gioco del 84, la Seibu Kaiatsu, pregiatezza Kung Fu Lord, sarebbe il titolo. Non ci sono informazioni su nessun tipo di hardware legato al microfono, quindi direi che era semplicemente una enorme cazzata. Non hai mai giocato a Fantasy di SNK 1981? Assolutamente vero, non ho mai giocato e non lo giocherò finché il random non deciderà che io debba giocarci. Invece mi chiede di giocare a Dark Tower. Ma veramente non abbiamo mai giocato a Dark Tower? Ragazzi, ma è incredibile la quantità di giochi che non abbiamo giocato. Dark Tower. Mamma mia. Non abbiamo mai giocato a Dark Tower. The Game Room. A simple yet playable platform game. Va bene, insomma, niente a leggere tutto. Vediamo un po'. Ah, c'è scritto che usa il mic, attenzione. Dove c'è scritto? Dove c'è scritto? Cosa è successo? Dove c'è scritto? Ma cos'è? Cos'è? Vabbè, intanto. Bello Dark Tower. Guardate che meraviglia. Dark Tower era un gioco che ha gli sprite di Black Tiger mescolati agli sprite di oddio mio, di Snow Bros, con il personaggio principale che invece è no, invece è originale. E i suoni che sono copiati da qualcosa, sentiamo? È un gioco della California, pensate. Ah, usa il microfono per creare una nuvoletta e niente, è andato. Ah, grazie mille per avermi segnalato che effettivamente è alla musica di Double Dragon. Quindi sì. Allora, effettivamente dice Luke McQueen che forse questo l'abbiamo giocato, quindi potrebbe essere o che abbiamo giocato in una revision diversa, oppure che per qualche ragione, pensate, perfino combo completa potrebbe aver scritto un gioco che in realtà abbiamo giocato. Bello, per una specie di Snow Bros in cui però pigli ammazzate la gente. Questo è esatto, questo è prodotto della Seibu Kaiatsu Dekan. Però che bello è giocare. Bang, bang, bang. Che proprio c'è. Una scimmia barbuta che è vagamente ispirata ai personaggi di Ghost and Goblins, che adesso dovrebbe andare a raccogliere quel cetriolo là in fondo. Vediamo se ce la faccio. Sì, ho raccolto il cetriolo. Bang, bang, bang. Dove sono finito? Ah, muori. Ti colpiscono una volta e muori. Così. Mi spatasciato via. Vabbè. Io volevo fare almeno una combo, perché la grandezza di questo gioco sta tutta nei suoi combo. Completo. Ah. Ti fare una co. Che violenza inaudita, tra l'altro, ma non si fa così. Oh. Eccola, super combo, molto bene. E con la combo sì che ottieni i poteri speciali che caratterizza questo gioco, che non mi ricordo più neanche come si chiama. Poi non è proprio una. È così. ha carisma, è vero. È uno svuotafrigo con carisma. È una nuova categoria di Kenobi's Watch Productions. È il gioco svuotafrigo con carisma.
con croccante anche. Mi piacerebbe sapere dove hanno rimpato le torce, perché col cacchio che l'hanno fatte loro in California quelle torce così giapponesi. Vieni, vieni. Vieni, meravigliosa creatura, sei sola al mondo. E poi scende giù da solo. Alla Bubble Bobble, bellissimo. Chiaramente su hardware di Smash, poi di Smash Bros. Di Snow Bros tutta la vita, proprio. È l'hardware di Snow Bros. Tiro, prendo il cetriolone. Ecco, è rimasto pure a te. Prendo questa fondamentale luce che ha trasformato il mio randello in niente, esattamente come prima. E poi questo modo che hanno di colpirti è molto carismatico, No, da capo no, rage quit. Allora, cerchiamo di capire un attimo. Ma Dark Tower è l'unica versione che c'è, quindi ora abbiamo giocato. Ah, questo è antecedente, i Goblin non hanno i tatuaggi, dice l'Armocè. Comunque è bello, fatto in California, vediamo cosa ci dicono. Allora, dicono che in qualche modo è originale, cioè non è un diretto clone, ma tutte le componenti effettivamente sono clonate. Ghost and Goblins, Black Tiger, Double Dragon, siamo tutti d'accordo. Snow Bros non è citato, incredibile. E che io non ho gli occhiali, quindi non vedo un cleanse. È una roba comunque, è una roba. Il power up è l'olio di ricino, assolutamente. Bene, pi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 p
per. Secondo me stiamo andando la qualità. Poi mi viene Digger. Ma quale Digger però? Ci sono tre Digger. Digger della Sega dell'80, Digger Man, no, la Digger. O Digger CUS. Vediamo. Allora, che non ho visto? Hai più occhiali sull'occhio sinistro che sul destro? Forse no, penso sia un problema di luce, sai? È un problema di luce, sembra, ma non ha senso, scusa. Potrei mettermi a testa in giù, vedere se a testa in giù effettivamente l'occhiaia è ancora della parte. Com'è? Allora, innanzitutto mi piace che funziona senza fare niente, abbastanza ben messo. Ovviamente c'è quella cosa che si vede di lato, non vi dà fastidio tenere quella cosa lì? Così, guarda che bello, bellissimo. Cioè, non stiamo adesso a mettere via quella cosa lì, un po' brutta da vedere, però dà quel sapore alla serata, no? Digger, 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 ah, sommeliers. Avete sentito? Digger la voce di Robocop, assolutamente, vai. Sì. E Dig Dug. Praticamente i suoni sono fatti per la maggior parte. Digger non armi, però può andare a prendere i bug. E, mamma mia, che bellezza! Attenzione, Digger capolavoro. No, Digger può sparare in realtà, tipo una palla tipo Mr. Do, che blocca i nemici e poco più. Mi hanno ucciso. Facciamo il papaparabarabapapara. Allora, come voce digitalizzata non era male, no? Potete guardare che la CPU vi dice anche. Vi dice anche. Avete la scheda tecnica di lato per sbaglio, per un bug, ma ci sta. Era un gioco che, come molti giochi della Century, praticamente usavano. Te non posso prendere, se non si sa perché. Ah, è apparso un bellissimo coso. Aspetta che lo vado a prendere. Bonus. Bene. Questo bug non si può prendere, vabbè. Posso colpirlo forse? No, non si può prendere. Vabbè. Non si capisce niente. Dig Dug è proprio malissimo. E non è finita però. Non posso sparare. Lì quando è nel vuoto cammina così. Questo suono. C'è proprio Dig Dug della tristezza, cazzo. Sì,
Sì, però avete un po' rotto. No? Tutti qua. Con quei cosi blu che sembrano gli sgonfiotti di Altered Beast. Verissimo, verissimo. Qui è una vita un po' così. Ecco, i capi dico. Giga combos. E finalmente i nemici se ne vanno. Senza sapere perché. Vabbè, come innamorarsi di questo audio monotono, lacustre e costante? Però guardate che c'è gente della scena New Wave, ma anche estimatori dei Bauhaus, che secondo me impazzirebbero per questi suoni. Bela Lugosi is dead, undead, ma in mono de tumare. Vabbè, è una roba, è una roba. Avete giocato, avete visto Digger, vigliacchi come Dig Dug di più, più vigliacchi che Dig Dug. Bene, andiamo a vedere cosa ci offrirà ancora una volta. Anzi, giochiamo a quel fantasy che ci è stato segnalato prima. Perché, se è vero che non abbiamo mai giocato, andiamo a controllare se non abbiamo mai giocato, eh. Fantasy, fantasy confermato come mai giocato. Bene, giochiamolo. Un bel gioco, fantasy. Tanto ho convertito anche su qualche sistema domestico, se non mi sbaglio. Fantasy, eccolo qua. Fantasy è convertito anche su dei sistemi domestici, un gioco vecchissimo, i primi anni 80. No, non era quel fantasy, scusate, sbagliato. Fantasy, ah, è questo fantasy, scusate, fantasy dell'81, infatti, della Rockola. Però esiste anche nella versione tedesca, giochiamo la versione tedesca di fantasy. Ho sbagliato, vabbè, un altro fantasy, scusate, succede, insomma, sono cose che succedono. Oh, fantasy. La SNK, un gioco multigioco in qualche modo, con diverse. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. La sintesi vocale inizia in 80 da tutto. Let's go. Meraviglioso. E si va. Atterra lì, subito, minigiochi, così, va bene. No. Atterra lì, sì, volentieri, fammi atterrare per portarci tua. Sì. Il trucco è andare dritti, se vai dritto non ce la fai. Come si gioca, Gianluca? Esatto, minigiochi a 8 direzioni, ma porco... Sie können von ihrer jetzigen Position weiterspielen, wenn sie innerhalb von 10 Sekunden eine Münze einwerfen oder einen woranderen zum Beispiel. Sì, sì, poco punitivo. Mi sono fatto malissimo mordendomi un dito. Bene, rapita, però, purtroppo. Questo urlo degno di Impossible Mission. Fortunato, Gianluca, primo videogioco è questo, non so neanche come ti piacciono i videogiochi ancora. Basta aspettare, tu che vuoi. Capire il pattern, no? E poi andare. Tac, vaffan. No, ma è che in tedesco, Luca, per quello usava tante parole. Ok. Basta capire. Help me! Eccola lì, ha bisogno di noi. Aiutiamola stando attenti ai selvaggi, però, Non può fare niente. Stando attenti ai selvaggi. Vabbè. I selvaggi, zippira. Continuiamo da qua, visto che Zircon. Ah, là devi semplicemente passare nel momento buone. E qua invece anche. Forse devo usare un nemico come sponda, è quello il trick. Sì, perfetto. Ho usato il nemico come sponda e lui inspiegabilmente è diventato mio amico. Mi arrivo. Non posso. Non posso farlo. Perché? Cosa devo fare? Chi è? Siete cose fa. Ma è un gioco multivento, gioco violentissimo. Devo raccogliere queste campane. Non ha tasti questo gioco, perché non capisco. È un gioco senza senso, completamente. Così del botto senza senso. Dio,
Sie können von hier zum Beispiel zum Frühstück habe ich Käsebrot mit Schinken und Ei. Forza, vieni fuori. Tu devi farmi da, devi proteggermi. Ma Gianluca, veramente tu sei diventato un appassionato di videogiochi nonostante questo gioco, non ci posso credere, cioè è quasi impossibile per me crederci. Suka, Suka! Help me, Suka! Help me is the most important thing. Help me, not help you. Primo aspetta chiodo stranissimo, lo so, villaggio, Sleado estate, è andato. Rage quit, bye. Goodbye forever. Fantasy. I remember when it came in MAME. We can also check when it came in MAME, but it was an early game emulated in MAME. In fact, I can confirm you that it was dumped, you see the amazing history files that come with MAME, 6 April 97, so 2 months after the beginning of MAME, basically, the game was dumped, and it was added in the release 0.16 of MAME, of MAME, so quite early, for sure in 1997. So one of the first early games, and think that I didn't play it since back then because it was so shitty, but at the time we only had that games, so in MAME, so we have to use those. But for example, Quits Panicuro Fantasy for sure is something amazing that I want to play now, and for sure we never played Quits Panicuro Fantasy. Chuxun, okay. Che bello, dovreste fare un gioco con sta grafica, eh? Stupendo. Oh, meraviglioso. Dobbiamo provare quello di prima, eh? Esatto. Super cute. Too bad it's a fucking Japanese quiz. Totally impossible to play, but you can choose. I guess this is what I want. Ah. Ok. È giusto. Aspetta, è mio, non ho tempo per far niente. Uffa. Ce l'ho, eh. Vediamo se riesco a fare 10 sbagliate, attenzione. Siamo a 6 sbagliate di fila, vediamo se ne faccio 10, se ne faccio 10 ho vinto. Ok. 7. 8 sbagliate di fila. 9 sbagliate di fila, attenzione, l'ultima. Era 10, vediamo se sbaglio 10 di fila. Sbaglia 10 di fila, campione. Yes, 10 in a row, all wrong. I think it's an incredible achievement. 10 in a row, always one right out of 4, all wrong. Capolavoro, genio, Federico Fellini. Quindi, detto questo, thank you, Quiz Panicuro Fantasy. Very nice. Of course, it broke the mame perché porco demonios. Ma io faccio così, poi lo riapro. Ah. It works again. At this point, why not checking the abnormal at the beginning? No? It looks very abnormal. Check. Abnormal check. Check abnormal. Oh. Completely unemulated features. The printer. Yes. And all the rest is totally broken. But no, we don't care. We care only of the totally crazy mind of Namco. It's for use exclusively in Japan. Japan! Chissà come mai. Va bene, sì sì. Ok. Mamma mia, sì sì. È una femmina. Si chiama Gennara e tra l'altro è
femmina e si chiama Gennara. Sì, sì, esattamente. È proprio lei, eccola qui, la nostra simpatica protagonista. Dopodiché possiamo scegliere cosa giocare, va bene. Sceglieremo questo. La musica è super disturbante. Non riesco a trovare il tasto For the Grace of God per far partire questa merda totale. Era più bello il demo, per farvi capire. Sto schiacciando tutti i tasti della tastiera, ma non trovo il tasto. Too bad, it's impossible, e soprattutto it's abnormal. I tried my best, but it didn't work, I'm sorry, I'm sorry we played it a lot of time. So, next one is Prebillion, attenzione. Vediamo se mi ricordo bene, Prebillion, se non mi sbaglio, è uno dei pochi giochi a funzionare sull'hardware di Bubble Bobble, oppure di Super Quicks, non mi ricordo quale dei due. Vediamo un po' se la mia conoscenza enorme di videogiochi ha senso. Informazioni, Prebillion. Kaneko Taito, sì, l'hardware di Super Quicks, Allora, chi sono io? L'ultimo di stronzi, guardate qua che meraviglia. Prebillion, it's Prebillion. We can enlarge our Prebillion a little bit. Ooh, Prebillion, amazing game, Prebillion, Kaneko Taito, from the makers of Super Quicks, Prebillion. Yes, Kaneko, it's really a Kaneko developed game by published by Taito. Same team of and same hardware of Super Quicks. Scusate, capiamo un attimo i tasti e sta roba non si capisce niente. Allora, input this machine. Allora, pedale, oh Maria Vergine, pedale analogico asse Z, pedale analogico, stai buono, sto cercando di capire come si gioca sta roba. Dial analog, madonna mia che palle, oh. Sto cercando di capire dove arrivo adesso. Ok. Ok, adesso mi posso spostare. Va bene, esatto. Bisogna settare. Ah, ma pensa tu. È un biliardo. Ed è con. Sì, usava la. Usava effettivamente la trackball. È un biliardo in cui devi fare cose. Bene. Distruggere cose. Non riesco totalmente a capire dov'è. Beh, non credo che dovevo fare questo. No. Pochettino, ho sbagliato, scusami. Bonus! Era giusto invece. Che cosa. Capite il mondo? Il mondo del mame. Cioè, voi capite. Il mame. Mi fa impazzire che non riesco assolutamente a capire come far funzionare. Cioè, ogni tanto parte, ogni tanto no. Devi aspettare, forse devi solo aspettare perché non ho settato il tasto. Sì, ho capito, è il limite, ma amico mio, cioè, non lo so. Vai, tira. Sì. Ghost Ball. Bello. Chiaramente la musica dello stesso autore della musica di Super Quicks, si riconosce quello stile inconfondibile. E anche continuo, ma tanto non riesco a tirare la palla. E poi non riesco a tirare la palla, poi riesco a tirare. Cioè, capito che fa impazzista. E con che vene? Perché secondo me c'è un dial. C'è un momento magico in cui sparare con la palla. Non posso giocare a sta roba senza capire assolutamente nulla di quello che devo fare, però è stato bello, è stato abbastanza gradevole, tutto sommato, Prebillion, ma ci torneremo. È anche un'occasione per scoprire dei giochi, per esempio, da far giocare nei buongiornissimi di Fabio. Fabio, no? Perché no? Allora.
Qual è il prossimo? Ah, no, ma che ora è, ragazzi? No, ragazzi, attenzione, attenzione. Tra pochissimo bisogna partire con l'unico gioco che abbiamo mai giocato. Quindi, massimo tra 10 minuti partiamo con un long play, così dei bot senza senso, The Wonder Boy di Monster Land. Che ne dite? Io lascio ovviamente l'autorizzazione a Francesca Zambani, lei sa perché, di decidere se devo continuare a ravanare nella rumenta oppure viceversa distaccarci da questa sperimentazione e invece andare su un one cc play di Wonderboy Monster Land. Perché Wonderboy Monster Land? Perché l'ho promesso a Francesca Zambani, che ci segue in chat, e perché è un gioco che mi piace molto. Quindi, dovendo cercare crunch, che bello quel crunch, dovendo cercare hai intravisto un power dip? No, non so se Hammer Away, vediamo cos'è Hammer Away è un prototipo, attenzione, molto interessante, un prototipo della Sega Santos del 1991, verticale, sviluppato da Santos e prodotto da Sega. Hammer Away, ammazza. Che bevo Pelinkovac di cuore croato, molto buono, diluito con un po' di seltz, acqua e ghiaccio a seconda dei casi, e con un po' di limone, uno zest di limone. Allora, benissimo, quindi vabbè, vediamo che c'è Bush Senior, storie tese. Mai visto in vita mia, giuro, mai visto. Proviamo il long play, ma perché ho sonno e mi perderei il tuo one cc play, dopo potete andare dove volete. Però dopo non c'è, quindi lo facciamo adesso, non lo facciamo più perché dura, non dovremmo stare là. Musiche hanno dei problemi, la basso un po' perché la musica ha dei problemi. Ah, sono morto, non capivo. Scusa, vedi, questo è il problema di giocare a giochi random. Ah, non avevo messo la. Non avevo dato focus. Non capivo cosa sta succedendo. Bene. Vai. Ecco, è arrivato lei. Ah, interessante, c'ha un fuoco molto molto ravvicinato per colpire a terra. E poi invece di missili aria-aria totali. Quella voglia qua di fare Tiger Eddy totale proprio. Oh, che bello però distruggere le case così. Va bene, adesso guarda, gioco ancora un po' questo capolavoro e poi andremo con Wonder Boy Monster Land. È una roba, comunque, non è disprezzabilissimo. Ha un suono un po'. Ah, tutti stanno votando il long play, va bene. Se così deve essere, giochiamo Wonder Boy Monster Land. Non gioco da un anno. Zambani, tu lo sai, tu lo sai meglio di me. Da quanto è che non gioco al Christian? Bello. No, non facciamo partire la votazione Exa. Giochiamo a Wonder Boy Monster Land. Ci sto. Mi sembra parecchio long play. Uno vota Rastal, Boblun, volentieri, ma giocalo tu Rastal, sei bravo, io so che sei bravo. Perché sei amico di Scarax 73, tu me racconti giusta, tu sei bravo. È così, lo so. Sei tu che sei sborone e hai annunciato il tentativo di 1cc. Sì, no, ma va bene, facciamolo.
No, quello tradotto bene, Calu 77. No, vuoi giocarlo bootleg, bootlegaccio. Prima proprio giocarlo con la traduzione della Galaxy Electronics che giocavo io all'epoca. Facciamo così, la facciamo sporca. Però perché farla? È peccato farla sporca. No, dai, facciamolo pulito. Giochiamo la versione a cui ho collaborato io stesso come dumper tanto tempo fa. Quindi la English Virtual Console. Perché? Perché sì. Sicuramente con i 66 coin Marino Repa, questa è la versione Mamer che, tra l'altro, questa era per chi si fosse interessato nel mondo di Wonder Boy solamente adesso. Questa è la versione Legit Wonder Boy Monsterland inglese, cioè in inglese, che non è mai uscita. Fu fatta, fu tradotta da Sega, anzi da Weston in Giappone. La board prototipo esiste, fu mandata in Inghilterra, tra l'altro, per la conversione del gioco ad opera di Activision, tanto che la conversione di Activision, quindi la versione Commodore 64, anzi Commodore 64 Spectrum, Amiga, ST del gioco, ha la stessa conversione, la stessa traduzione che vedete qui. Tutto questo mi è stato confermato da Luigi Nishizawa, l'autore, il designer di Wonder Boy Monsterland, in un'intervista che trovate su Outcast. Quindi questa è la versione, diciamo, inglese ufficiale, che non è mai uscita. Narmocel è mai stato giocato in italiano sul canale? No, ma mi ricordo che c'era una brutta versione amatoriale italiana che non mi è mai piaciuta, quindi no. Questa è una versione, volendo, quella che giocava il Ben Bon, che chiedeva giustamente, che chiedeva Francesca Zambanni, non c'è, cioè si c'erano tolto il... Eccola, questa qua. Questa è la persona che giocava il Ben Bon, che era il bar dove ho conosciuto Wonder Boy Monster Land. Quindi questa che vedete adesso, questa bruttissima grafica, era la versione che giocavo io in sala giochi, anzi in sala giochi, in un bar, che era nota per una cosa bellissima. Adesso faccio una cosa da cazzo su un attimo. Che, mamma mia, che brutto scrolling. Devo fare qualcosa per questo scrolling infelice. Ah, Wonder Boy, welcome. È tradotto proprio, l'accettano. Kill Dragon is only way to happiness. Take you get sword and drug. Yo. Bene. Detto questo, io tornerei sinceramente alla versione English che fu in realtà pubblicata ufficialmente prima volta nel 2010, in realtà neanche 2009, secondo me, su Virtual Console, forse 2011, non mi ricordo. Quindi sì, è assolutamente diventata di culto, assolutamente. C'era anche la versione giapponese con la scritta in giapponese, però c'era comunque il logo Wonder Boy, no? Mi sembra. Comunque questa è buona anche perché è la revision 2 del gioco. Il gioco ha due revisioni, una con dei bug clamorosi, che è quella su cui si basa la versione pirata, questa qui, così come la new version giapponese, è la versione più recente. Ora io non mi ricordo più. Non mi ricordo più. La prima risposta della Sfinge è sempre quella a sinistra. Cristo, non me la ricordo, non voglio fare brutta figura. Vabbè. Partiamo così, non mi ricordo niente. Come si gioca contro un mostrello? Smanettando, mamma mia, sarà un disastro, ragazzi, ve lo dico. Metto un po' di udito in più perché non sento bene l'audio. Allora, Wonder Boy Monster Land. Quella tutta a destra, Narmocel, confermi che la risposta corretta è quella tutta a destra, giusto? La mia bootleg marcia l'ho flashata con questa versione. Anch'io, Kalu. Poi ho comprato una versione. Poi ho comprato la scheda originale, comunque flashata con questa versione. Meglio di un calcio in culo, dai. Un po'. Non sono soddisfatto dello scrolling. Devo settare il Mame con il V-Sync un po' più feroce perché è veramente tanto, tanto, tanto scattosetta. Spero che abbiate pietà di me. Buonasera, Cartman. Siamo qua riuniti. Che musica. Che musica. La musica di Shinichi Sakamoto. Incredibile. 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 Un team pazzesco. Un team pazzesco. Shinichi Sakamoto, Luigi Nishizawa, Michizito Ishizuka, uno dei due fondatori della Weston,
la grafica di Ri Yatomi, ragazza che poi sposò Ishizuka diventando Ri Ishizuka, quindi brava, ciao. Mi spiace solo che scatta un po', mi spiace solo che scatticchia leggermente, mi dà un po' fastidio, ma spero per voi sia, insomma, accettabile. Allora, qua c'è tutto il discorso di non mi ricordo, bisogna farsi colpire da lui, non me lo ricordo, ragazzi, non me lo ricordo, non mi ricordo un cazzo, va bene? Non stigmatizzatemi, ma non mi ricordo niente. Sono un coraggioso. Devo prendere questi, e voi sapete perché. Scatticchia, mi dà molto fastidio, ma resisterò. Resisterò al fastidio, va bene? Non è fluidello. Winspout. Va bene, Winspout. Ci stiamo dentro. Va bene. Dalla qua che abbiamo da fare cose adesso. Abbiamo a fare cose e prendere un sacco di cose, forza. Uno, bene. Dammela, bene, 68. E questo dove sta? Non me lo ricordo più. Sinistra o destra? Non me lo ricordo. Facciamo sinistra? No, era destra, maledetto. Benissimo. Come sapete, tirando alla cazzo Winspoot e prendendo le monete, si fanno sempre i 66. Vediamo se riesco a non perdere. Ah, non ho preso lo scudo perché sono un monello. Non ho preso. Ah, che schifo. Vabbè. Ah, my bad. Dov'è? Dove sta? Oh. No, ho finito i turbini. Che partita di merda, ragazzi, ve lo dico. Ho sbagliato tutto. Già sbagliato tutto. Quel senso di insoddisfazione di Wonder Boy Monster Land costante. Long play o speed run? Boh, c'è una differenza, non lo so. Long play perché sennò. Che palla, sono un cretino, ho usato tutti i cosi. Ma come ho fatto a usare tutti i cosi? È tirata. Devo sperare un miracolo. Praticamente io dovevo tenermi i Winspoot per riuscire a fare la roba, invece così non ho fatto la roba e ho fatto cagare sostanzialmente, questo è il concetto. Speriamo. È quasi impossibile, ragazzi, forse devo ripartire la partita. Mi secca se riparto la partita. Vediamo. Dio, ma devo ripartire la partita, ragazzi, mi spiace, devo ripartire la partita. Un grande fastidio, ma devo ripartire la partita. Vi secca, no? No, vi secca. Riparta la partita. Stupido Bispoch. Stupido hotel proprio. Quanto mi rompe il cazzo? Lui quando mi rompe il cazzo non potete capire. Ok, forse ci siamo. 397, bene. 397 vuol dire che posso andare a comprare le Legendary Boots qui, quindi si torna in partita. Ah, devo alzare il volume della musica, ok. Compro questo un attimo, aspetta, metto un attimo in pausa. Allora, alzo un po' il volume della musica, ok. Va bene, siamo riusciti a prendere le Legendary Boots. Perché? Perché se tu riesci a comprare le Night Boots nella precedente sezione dello stage 2, qui appare nel negozio ad un prezzo esorbitante la Legendary Boots. Se compri le Legendary Boots qui, ormai hai le Legendary Boots all'inizio del gioco, quindi è comodissimo, molto veloce, molto più facile muoversi, molto più fico tutto. Quindi compriamo. Thank you. Bene, adesso non c'ho più soldi, però ho le Legendary Boots, capito? Con le Legendary Boots tutto è più bello.
parte questo momenti scattoselli, spero che non abbiatemi, è solo uno scrolling, lo scattosellone. Perché hanno rovinato la versione PC Engine? Perché Weston aveva i diritti di vendere il gioco, ma non esattamente i personaggi. Era un po' complicata come questione. Quindi quelli che fecero la Hudson, che fece la conversione per PC Engine, decise di mettere un brand di figurine giapponesi, Bikuriman, attaccarlo attaccarlo a Wonder Boy. Quindi questa è la ragione per cui il Crisco non mi fa venire fuori il soldino. 68, attenzione! Così. Nudo senza cacchio e con gli stivali della Madonna, esattamente. Gli stivali della Madonna, come le scarpette della Madonna che se cercate su internet è un tipo di, vedete che, oh, ma allora che miseria, e tua zia, però tua zia è la più morta di te, ragazzi. E vabbè, allora però andiamo a prendere la clessidra, così vedi che non si consumano i soldi. Però adesso, perché sono stronzo, proprio perché sono super stronzo, non riesco a comprarmi la Knight Armor, quindi sono comunque stronzo. Vabbè, che tristezza. No, vabbè, all'epoca la versione di Wonder Boy di Bikuriman World su PC Engine era fuori di testa. Poi io non ho i capelli biondi, quindi mi piaceva che era anche moro il protagonista, ma poi cambiava, no? Diventava biondo. C'era questo trick qua, a seconda di... cioè, quando compravi la Legendary, lui diventava un altro personaggio nel lore di Bikuriman World. No, concentrazione, però sto giocando male. Sono completamente fuori asse. Ah, fatemi leggere un attimo le vostre sciccherie. Allora, ho sentito che si vocifera basta Sega Age su nuove su Switch. No, chi lo sa, Scarax, dai, non si sa mai con Sega. Portare pure Wonder Boy Monster War su PC Engine sotto il nome di Dynasty Hero. Non so cosa fece quel padre a due tasti, magari era come la versione becera per SMS. Potrebbe essere. Alza un pelo, io alzo anche un pelo, ma poi divento sordo. Quindi, let's go. Ok, anche voi sentite una musica stranissima, come che viene dal cielo. Ok, oh, voi sentivate una musica celeste come che veniva dal cielo? Varivicious, ciao, allora vecchi, giustamente, proprio mentre sta giocando una roba con una musica stranissima che viene dal cielo. Audio doppio o triplo? Ma finora non c'era. Secondo me si è messo a funzionare tutto l'ambaradan che non funzionava fino adesso. Audio doppio, triplo, quadruplo. Caraibi, Walo. Cara, sei arrivato proprio nel momento dell'audio doppio, triplo. Scusate, salvo un attimo perché mi pare che mi sto pigliando in culo. Cioè, no, non salvo ovviamente per... audio infinito. Cosa sta succedendo? Ma perché? Ma perché fino adesso non funzionava un cazzo, adesso di colpo funziona tutto, io lo so. Io lo so che sei così. Togliamo sta roba, via. Disattivato l'audio qua. Ma che cazzo? È un mistero. Mistero della fede. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria in tutti i secoli e nei secoli. Boh, proviamo un po' così. Sentiamo se è doppio o triplo. Una sala giochi della minchia. Wonder Boy in LSD Land. Perché mi boicottate? Perché? Perché mi fate questo? Era anche un long play decente. Adesso c'è la musica della Madonna. Gente divertente senza nessuna ragione. Non ho fatto niente, non è cambiato niente. Boom. Fammi profa così. Aspetta, proprietà audio avanzate. Solo monitoraggio. Te. Vediamo un po'. Il Cristo.
ho salvato, quindi non devo ricominciare, ma posso uscire. Hai alzato il volume, forse se lo abbassi. Ma sì, ma che senso ha? Cioè, infatti, adesso tu dimmi, dimmi, Zambani, dimmi che senso ha. Cioè, non ha senso. Cioè, alzando il volume oltre un certo livello, la musica diventa infinita. È come se partisse un feedback segreto. Che sarcazzo del gesto. Mamma mia, non mi fate dire le cose brutte, che poi sono brutte le cose brutte, eh. Non va un cock. Ho anche preso il gauntlet. E me lo piglio in gauntlet. Eccolo là il gauntlet. Ma in culo tu e il gauntlet. Dammi almeno questo coso qua, visto che ho perso il gauntlet. E poi fammi andare così e vaffanculo. Allora, qua la situazione è baraboro dura proprio. Baraboro dura. Ma dura dura. Baraboro che dura. Baraboro che sboro, tra l'altro, lo si sa. Baraboro che speccolo. No, non voglio fare la cura adesso. No, mi rifiuto. Ma neanche a me? No, a me lo senti però. C'è evidentemente un problema audio stasera. È andata di culo fino a... A me sì, però è incredibile. Cioè, allora, prendete, o potete scegliere musica psichedelica, oppure... Che cazzo c'ha? Cioè, ma è il gatto, è sicuramente il gatto che rompe i coglioni. Adesso io tolgo il gatto, esplode tutto, adesso lo tolgo. È il capture, guarda, eh. Pronti? Zac! Bene, adesso ho tolto il gatto. Ok. Buona idea, buona idea. Attenzione, guarda, mi suggerisce che faccio io la musica a voce, va bene. Allora, prova a fare la stessa manovra di prima nelle impostazioni, va bene. Lo provo solo perché sei tu, ex, eh. Poi la canto comunque tutta per i cazzi miei, però, ok. Manovra, proprietà. Il gatto out. Ok, bene. Com'era? Esatto, il gioco dell'84 ha detto che c'erano problemi con l'audio, c'è ragione. Allora, ragazzi, avete capito perché chiedo sempre questo gioco? Non solo perché è uno dei più preferiti in assoluto, ma perché le situazioni che si creano sono sempre comunque esilaranti al massimo. E no audio, lo so, però... Va bene, lo canto io, ok? Cosa prendo? Night Armor, Heavy Armor. Night Armor, va bene. Vai, dov'è? Questo, thank you. Minchia, se fa cagare però, raga, scusate. Sentivo appena, no? Adesso lo tolgo e lo fischietto tutto io, ve lo canto. Perché non è possibile, No? Prendo anche una cura, vaffancura. Vaffancura. Lo canto proprio anche canto con le parole. Devo cantare. Il gioco è. Ecco che è partito nuovamente. Wonder Boy. Sono entrato per sbaglio. Prendo questo scudo Night Shield. Oppure prendo il Shield. Penso che prenderò il Night Shield. Eccolo, preso. Ciao. È una roba, il musical di Wonder Boy. Ciao, come stai? Stai cercando l'emblema? Prendi questo flute e mettitelo in culo. A Pororo Island troverai un ricchiuto che ti vorrà bene come non hai mai avuto. È un vecchio uomo, ma tu sei legale, quindi ti fa bene anche se ti fa male. Bella, bella storia. Allora, eccoci qua. Andiamo qua sopra. Facciamo un po' di smanettation qua. Buffer underrun, non c'è un cazzo. Grazie, grazie, grazie. Prendo le bombe. Le bombe delle 6 non fanno male. È solo il giorno che muore. Ciao, Kraken. Ciao, 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 Kraken. Ti faccio un occhio blu, 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 ti faccio un occhio blu, nero, morto. Ah, meno male. Ecco qua, non c'è musica. Prendi questa chiave, zingaro, prendila e vai giù nel buco del culo. Benissimo, ok, alright. Adesso uccido il poli, petto gli tiro col...
Pi e lui muore, mi dà qualcosa, per esempio un elmo, e poi io mi affretto perché il tempo sotto acqua stringe. Sono tornato su. Sono tornato su e vado sopra il tetto e poi scendo giù e uccido questo granchiolino. Mi dà palle di fuoco e vado di nuovo a fare il boss. Questo è un trucco bellissimo che sanno tutti. Se prima lo fai e poi vai dentro l'acqua e poi torni fuori, lo puoi rifare e tu dirai: ma l'ho già fatto e da cosa rifaccio? C'è una sorpresa, la chiave la ce l'ho già. Quindi lui mi dà un grande cuore che mi torna tutta l'energia. Prendo il grande cuore e adesso che l'ho sciolto posso uscire e faccio anche perfect. Posso anche cantarla a tutto in Trieste in... Giustamente, quindi Giorgetti, buonasera, buonasera, mentre spero che le persone sane di mente si stiano allontanando da questo stream sempre più sovversivo. Era uno scherzo. era uno scherzo. Quindi, cosa succede? Questo gioco è stato giocato molte volte da Crimbisbus Productions e ci sono 285 persone, mi fa molto piacere. Quindi stiamo cercando di fare long play. Non funziona l'audio, non funziona un cazzo, quindi l'audio io lo sento ma voi no, e se alzo il volume diventa una specie di eco cosmico che va a fanculo. Si può sapere perché, tra l'altro? No, non c'è una spiegazione scientifica. Stesso setup delle altre volte. Quindi tutto può succedere. No, come 135? Prima hai detto 235, già mi sentivo un po' così. Cioè con 135 possiamo mandare in merda tutto. No, Zambani, eco cosmico è cosmico proprio. Cioè, rallenta il gioco perché rallenta tutto il computer compreso dal Slim. Questo perché non sto neanche usando il gatto, l'ho staccato, quindi adesso non è neanche colpa del gatto, è colpa del Cristo, mamma mia. Allora, quindi andiamo avanti seriamente facendo un musical in diversi dialetti, possibilmente cantato sulla base della musica che io sento ma voi non sentite. Questo è, tra l'altro, con il mal di gola. Bene, eccolo qui. Che musica è quella con cui inizia la versione Master System, che però invece ha rimosso la bellissima musica del primo stage da sala giochi, e la mettono qui, la sento, voi invece non sentite un cazzo. Ho gli stivalettini e anche un bellissimo guanto che ti uccide tutti, uso un altro stivaletto blu. Vado a prendere che non c'è più, e qua invece guarda cosa c'è, la monetina, e scendo giù per il buchetto, sembra un po' una cloaca, vaffanculo anche a te. Scendo giù, qui bisogna stare attenti perché c'è il grande Kong che me lo mette in culo se io non sto attento. Questo Kong me lo mette dentro il buchetto. Caro il mio Kong, starò attento, vaffancuore, oh vaffancuore, e uccido l'uomo di fango sperando mi dia il mantellino dell'invulnerabilità. Vediamo che mi dà un gantlet, piace molto, vado. Eccolo qui, il Giant Kong, subito di merda, mi colpisce subito malissimo. Concentrazione, silenzio, non cantare, non fiatare. Salta la noce di cocco, certo se te la magnavi era meglio. Shh. Tua madre, quella scimmia urlatrice. Oh, bene, quindi siamo riusciti a prendere il... No, come apri? Ma come? Dovrebbe essere sempre così. Adesso metto la musica sotto, lo fanno tutti quello, dobbiamo farla così. Esatto, grazie, una citazione di classe. Allora, Great Sword, quindi cosa sta succedendo a questo Wonderboy ragazzo? Questo Wonderboy ragazzo, forse non sapete il suo vero nome, non è Tom Tom, come dicevano sulle pagine nostrane, ma era in realtà Bokele Temjin, il vero nome, detto anche Book the Hero, il nome del nostro amico. Il nostro amico ha trovato una porta segreta in cui si nascondeva un gorilla che te lo mette in culo, e in questo modo, non mettendolo in culo ma sconfiggendo il gorilla, ha ottenuto una grande spada che ora mi appresto a prendere.
meno grossa della spada lingotto che abbiamo usato fino adesso, grossa parte del gioco finora, la Broadsword, ma invece è più lunga, uno stocco che ti stocca, non duro che duri, ma stocco che stocca. Quindi, appena sono arrivato ho beccato quello già giocato. Sì, New Boy la sta giocando senza audio, cantandolo più o meno per darvi fastidio. E per darmi fastidio anche, perché non è che cantare mentre giochi sia semplice, anzi abbastanza difficile, soprattutto perché non riesco ad intonare questo allegro motivetto e me la becco in culo, anzi sai che faccio quasi vado dentro. Forse sono un poco stronzo se compro l'armatura lì, compro questa, non ho soldi, ciao, va, fan, zoom. Niente, ho un problema di management della mia moneta e lo peggioro entrando qui dentro e comprando un cocktail. When you fight the dragon, aim at his head. Quando lotti il drago, colpisci la sua testa. Sei tornato ancora? Cosa vuoi? Forse una birra? Guarda, questa volta prendo un'altra birra e tu mi dirai, questo è un cocktail, quanto ti piace il cocktail? Poi procediamo, siamo nel deserto di merda. Ecco, arrivano questi orchetti che mi fanno dire orco dito. Questo è il boss anomalo perché avevano finito i soldi. Boss anomalo, senza un vero boss. Qui tra l'altro c'è un truccone fantastico per giocare all'infinito, ma non ci interessa, giusto? Raimona, adesso devo stare attento, ma devo anche prendere dei soldini, se non ho, non riesco a comprare l'armatura leggendaria, ma anche quella più heavy. Vaffancuore a tutti, devi morire perché sei merda. Scusate se dico le parolacce, ma non è facile improvvisare senza dire parolacce. Guarda la faccia di culo che mi colpiscono, mi fanno entrare nella porta. Get è una cosa fondamentale giapponese. Angrish, anche in giapponese Super Mario Sunshine dice Shine Get quando prendi lo... È una roba proprio giapponese, cioè di dire Get. In realtà è quasi un uso giapponese del... Dio Cristo, il mal di gola. Posso andare a prendermi una caramellina? Scusate, ma mi fa male la gola. E invece voglio cantare e sburrare con meglio. La caramella alla Samborra, Ricci Samborra. Pensate che Marvi Ricci Samborra. Solo ora leggo Mame Alone. C'è l'alone? Non c'è ancora l'alone. Bene, concentrazione per questa parte. Separates the boys from the men. Guardate cosa fa questo ragazzo con le Legendary Wings, riesce a saltare, anche Legendary Wings, con le Legendary Spoots, tua sorella, Spoots di me, vabbè, ecco qui che vado dritto, affanculo, no, non si può giocare così, dai, e da stronzi, forza, un po' di impegno per favore, qui c'è una porta che... Mi da questi qua e con questi faccio una figata. Ne prendo ancora. Non ne prendo più. Anzi, vado questa parte a vedere. Guarda, 67 gol che prendo. Sono un manzo, tiro un ventaglio in culo. E no, non ha senso, ma faccio lo stesso perché sono strano e soprattutto ho trovato questo. Me ne frego della vostra stupida morale. Anzi, guarda, faccio anche così. Cosa sto facendo questo ragazzo? Incredibile! Incredibile, signori. Incredibile. Cosa avete appena visto? Un rarissimo caso di combo fortunata. Perché? Perché il ragazzo ha trovato dei...
sgonfiati rotanti, come si chiamano? Turbini. Ragazzi, ho trovato dei turbini nella sezione precedente. Beh, ragazzo, un coglione perché non ha più energia, ma questo è un altro discorso. Quindi ha trovato i turbini, poi però ha preso la mantellina che lo ha reso invulnerabile. Quindi invece di perdere molto tempo stando qui, nel punto che siamo per prendere i gettoni che arrivano da quel punto, si è messo sotto la porta dove c'è il trigger dei gettoni. E avendo l'invulnerabilità è riuscito a farsi poco male, tutto sommato, solo alla fine, tirando i turbini, tu tutte le monete che prendi segrete ti danno 67-68 rotti. Quindi, figata. L'unico problema è che adesso ho due cuori di energia, quindi sono uno stronzo. Uno stronzo, basta. Ti prego, smetti di essere così. Grazie, impietositi proprio. Impietositi dalla mia performance mediocre. Welcome, may I help you? Certo, dammi l'armatura più figa che hai. Vabbè. Mi tocca perché sono schiatto. E avrei ancora i soldi per comprare l'altra. Attenzione. No, scusa. Scusa, eh. A parte che sono un coglione perché potevo prendere quella da 100, però riesco ad entrare due volte nello stesso negozio, prendere un'armatura da 360 e poi prendere quella da 540. Ma stiamo scherzando. Sì, lo so, Lino Bob. Lo so. Ma non credevo. Il problema non è tanto questo, è che poi resto senza soldi per andare al bar. Però, vuoi mettere la sbronata? Chi se ne frega? La cosa importante è la sbronata, scusa, no? Tac. Solo che adesso c'ho uno, cazzo. Con uno non compro proprio un cazzo. Vabbè, pazienza. Che faccio? Niente, mi piglio in culo. Tanto è l'insalata la risposta. Sì, eh? Grazie. Si sono incazzati questi, non vedi? No, state buono, state buono. Che me dà? Niente, mi sono messo niente. Dai che mi appare l'altro. Vaffanculo. Non ha senso, questa sequenza era totalmente priva di senso. L'insalata o il karaoke? Va bene. Allora, momento storico. Scusate se non mi fido di me, ma salvo. Allora, sono la sfinge. Question, what did I eat yesterday? Quindi la risposta è salad. Sempre quella a destra, la prima, giusto? Sempre la prima, quando ha fresh boot, fresh reset della sala giochi, è salad. Salad. Insalata. Voglio comprare un'insalata. Non mi piace il biffo, non mi piace il cicco, mi piace l'insalata. Insalata. Full, ma vaffanculo, ma non avete detto l'insalata, mortacci vostra. Insalata, avete detto l'insalata, stronzi, maledette, merde. Avete pigliato per il culo. Ho sbagliato a cliccare. Ma dai. Ho sbagliato a schiacciare io? No, vabbè, non vale. No, aspetta un attimo. Nino Bob. Ma come sarà il pollo, raga? No, ho sbagliato a schiacciare, scusa. No, dai. Ma siete stronzi, però, dai. Cioè, non si fa così. No, non si fa così. E ricarico sì, perché non vale. Guarda tu. No, Sir Leon, non conta. Se io avessi giocato da solo avrei fatto quella a sinistra. Mi sono fidato della chat. No, scusa, eh. No, Sir Leon, se non fare bu così è facile da bordo campo, come al solito, commentare i giocatori. Io avrei giocato meglio, mio cugino fa con 30 euro. No, qui sono stato tolto dal fallo, preso nel fallo, infilato dal fallo per colpa della chat falsa e tendenziosa. Quindi io dico no. Elon Bob, grande campione, così non si fa. Basta, adesso ho sbagliato, scusa. Vaffanculo.
Vogliamo fare giusto? No, sono stufo. Wonderful, wonderful il mio cazzo. Sospetto che in questa revision effettivamente cambiasse, la risposta non fosse sempre la stessa. No, non sto incolpando coloro che mi sostengono, sto incolpando coloro che mi trollano. Scusami, cioè. Eccoci, siamo arrivati in questo posto qui, che è molto bellino, perché posso avere l'Excalibur e anche fare punti, tanti punti, guarda cosa faccio, ti inculo così, ti si prendo 10.000 e mi sento molto, ma molto meglio, perché ho preso 10.000, sì, altri 10.000, quanti 10.000, è incredibile, stupido. Guarda un poco cosa vende lui, vende tanti Baywin Boots, e ne prendo ancora un po' perché sono tutto matto e vado via, non mi interessa niente di questa merce che vorreste vendermi voi. Vado dal mio amico elefante che mi dice, mi presento, sono l'elefante col cappello, se vai go west come village people troverai l'amor. So cadenza, qua. Eccolo qua, il Poor God, come veniva chiamato nella versione bootleg, veniva chiamato Poor God, Dio povero, o forse addirittura nella versione PC Engine, se non mi sbaglio. No, Zambanni, Go West non è dei Pet Shop Boys, Go West è prima dei Village People e poi è rifatta dai Pet Shop Boys. Non hai mai sentito una versione molto più testosteronica dei Village People di Go West. Se entravo senza parlare con l'elefante non succedeva niente, perché l'elefante non mi serve per fare o non fare il boss, ma per poi andare sulla luna, no, sulla luna, sulle nuvole. Andiamo sulle nuvole, se questi cristi mi permettono, grazie. E qua è tutto grasso che cola, un sacco di bonuses tutti per me, non mi ricordo. Ooh, that's interesting. Are you telling me that if I do like this? No, you are not. Questa musica non la sentite, ma sembra quella di Nuvenia Pocket, che ha anche senso se ci pensi, perché siamo volanti come linee seta ali. Scendo giù e vado a combattere. Sono arrivato nell'isola del sud di Pororo, dove incontrerò un amico che mi farà tanto fico se lo uccido. Ecco qui dei granchi, li uccido per avere fulmini. Prendo l'elmo che serve a dimezzare il danno che ricevo e quindi entro in questa porta dove trovo un altro boss riciclato, pallet swap tipicamente, guardalo, è come quello dello stage 3, solo più stronzo a causa della sua parabola, mi colpisce, mi umilia, ma alla fine io la spunto. Zack! Ah. Oddio, come si chiamava questo gioco? Ci chiede Pec96, Wonder Boy Monster Land della Western, per il design di Ryuichi Nishizawa, per la programmazione e il planning di Mishizito Ishizuka, la musica è anche di Naoki Oshizaki, scusami, la musica di Shinichi Sakamoto, la grafica di Ri Yatomi, già grafica di Bonjack, peraltro. E tanto ho rutto allegramente il Pelinkovets che ho bevuto prima. Bene. Go West su vinile è un viaggio, sì, perché Gianluca c'ha anche questo problema dei vinili, hai tutte, Gianluca, giochi a fantasy e anche la passione per i vinili, è una tragedia la tua vita. Ah. E guarda un po' che succede qua, hai provato a suonare il flauto. Ora, una cosa che a me fa un po' specie, se guardate, il fatto che in questa versione, cioè l'unica versione ufficiale in inglese, sai che lo puoi veramente comprare il Pack 96 su Nintendo Switch e anche su PlayStation 4, se ce li hai puoi comprarlo, ma sì, vedete che hanno fatto un box di testo così grosso che copre il ragazzo che sta suonando il flauto, mentre nella versione giapponese il testo è piccolo così e lo vedi, quindi è veramente sboropedico. Bene,
Questo però mi dà accesso a questo fantastico luogo segreto e mi dà anche accesso a questa cosa qua che ora faccio, mi permette di ottenere un sacco di gold. Poi entro. Notate che per avere la legendary, per avere tutta la legendary armor, praticamente mi serve solamente comprare il legendary shield, cosa che farò appena potrò. Allora, qui potrei anche impelagarmi con sti cretinetti qua, però facciamolo un play sereno, senza troppi pensieri, no? Quindi non stiamo a fare per punti, perché qua ci sarebbe praticamente da... Svaffanculo, beccati questa, questa e anche questa, e pure questa, ti è piaciuta? Praticamente io qua potrei mettermi con calma, cominciare a sparare questi qua, ammazzare, questi sembrano indistruttibili, ma in realtà sono distruttibilissimi e guarda un po' come li distruggo. Che peccato che voi non sentite neanche il suono della spada, che è davvero un po' molesto, e quindi meglio così. Guarda che li ho uccisi e faccio punti a manella, vecchio, vecchia capra, cosa vuoi da me? Un'anguilla non te la do, la mia anguilla io la tengo qui nelle mutande. E vado. Pensate, un uomo di 46 anni che fa il coglione così. Cosa sarà del futuro se un uomo di 46 anni può fare il coglione in questo modo? Perché faccio questo esattamente per quello che avete appena visto. Vai mona. Per prendere i cuori. Vabbè, molto bene. Nice view. Puoi dirlo forte. Puoi dirlo forte, guarda che ti arrivo qua, ti faccio un servizietto sul tetto. Ho perso Wimbus appena in tempo. Appena in tempo se vi levate dalle balle, forse vi ammazzo tutti quanti. Guardate che ricchezza di bonus che ho. Sono una ricchezza di bonus totale. Ora però potrei anche entrare invece di fare il mona e uccidere il nostro amico la seconda volta, perché lui come altri... Ah! Succhiare, succhiare! Succhiare male, malissimo. Ma succhiato male. Mi prendo un altro ricco cuore. Sono pieno di soldi, signori. Non sei solo 46 da queste parti. È vero, questa è l'unica cosa che mi, in qualche modo, mi scagiona e mi conforta. Che probabilmente c'è un sacco di gente anziana come voi e come noi nel mondo. Ciao a tutti 46 anni, un grande abbraccio. Mentre la partita veleggia serenamente verso la gloria. Adesso mi sa che ci sarà un po' meno gloria, eh? Ci sarà da patire. Però facciamo un attimo un conto. Allora, siamo al round 8. Ora il gioco comincia a essere un po' più duro. Ora un po' duro. Non ho perso mai finora la Revival Medicine, quindi comunque respectful. Scarf 73, qualcosa mi dice che è 47 anni. Infatti 73 più 47 fa 100. Non è vero. Ah, quindi adesso che hai detto succherai fortissimo, è possibile che succherò, però ho Legendary Set, buono, mi manca solo lo scudo che sto per comprare, non ho ancora perso la Revival Medicine, quindi il gioco sarà più stronzo, perché sulla base di quanto, di tutta una serie di dati statistici, sulla base di quanto gioco bene, il gioco diventa più cattivo, più aggressivo. Quindi not easy, ho un elmetto che non mi serve niente e finora non ho perso niente della side quest, quindi bravo, andiamo. E vai mo. E poi succo fortissimo. Succo, succo fortissimo. Succo, ma entro anche a comprare uno shield. Voglio comprare legendari shield. Adesso io lo comprerò. Ora voi guardate come ho tutto il... No, no, aspetta, no. Ma porco. Cioè io per cantare la canzoncina ho fatto in tempo a far chiudere il negozio, cioè, non lo so, non lo so. No, non so cosa dire, cioè no, non lo so, non so cosa dire. Dai, dammi il tempo, cazzo. Un po' ciulabadura qui, eh, un po' ciulabadura, sì. Qui un po' ciulabadura, adesso il gioco è tutto in salita, bene. Era quello che volevate, non la volevate facile, no? La volevate difficile. Niente, sono più di soldi, mi compro un elmetto, così. Mi compro anche un bicchiere di vino. Quanto costa il vino qua? 8, beh, buono. Il mostro sembra avere una stanza nella caverna. Vero. Grazie anzi per avermelo ricordato, perché sennò me lo dimenticavo. Fisso!
tanti elmetti, bene. Ring boots, bene. Bene, 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 bene. Suca. Succhi troppo tu. Tu stai succando forte. Ma io di più. Bene. Bene. Questi li ammazziamo così, serenamente. Ma guarda, è sparito adesso. È molto bravo lui. Dove andrà questo ragazzo meraviglioso che mi fa tanto godere? Ma lui non mi fa tanto godere, mi incastra come se fossi uno stronzo. Ora io scendo di qua e poi scendo di là, perché ho visto una piantina carnivora che vuole essere sconfitta, perché mi dà il cuore che perdo un secondo dopo, perché sono uno stronzo. Guarda cosa ti faccio a te, sbarazzin. Ora entro di qua e prendo la Legendary Sword, che è l'ultima sword che mi manca. Ciao, ciao mostro, posso dare due colpi se sono bravo col tempismo. Ogni volta che lui allarga la roba posso dare due colpi se mi impegno. Se non mi impegno succo male come sto facendo, e ogni volta perdo un cuoricino. Stronzo, tu col cuoricino m'hai rotto il cazzo, ti ammazzo. Ciao. Bene. A Legendary Sword, this is the legend of Zelda. Vabbè, questo lo lasciamo stare, vediamo se c'è qualcosa di buono qua. Sì, questo qua mi rompe il cazzo sicuro. Basta, basta, posto. Usa l'invulnerabilità per finire nella lava e perdere tutto. Vabbè, coglione. Ci ho fatto malissimo, devo solo sperare che mi diano qualcosa di buono loro. Tipo il gauntlet va bene, perché posso fare così e poi andare a fare in cuore. Che peccato aver usato quello, è un peccato stupido. Soldi, bene. Con il gauntlet io vado con un cuore e mezzo. Dove cazzo che vado con un cuore e mezzo? Dai, vediamo se, ecco, use the revival medicine, bravo Strunz. E poi lo uccido così, capito? Questo è il mondo di Wonder Boy Monster Land. Ogni partita è un'enorme sorpresa. Usi la revival medicine e poi muori come uno stronzo. Poi lui muore come uno stronzo. Prendo altri soldi. Scusa, aspetta, dammi qua. 10, va bene. Vabbè, lasciamo stare, dai. Lasciamo stare. Un disastro. Disastro. Sarebbe meglio non perdere altra roba, visto che la situazione è già abbastanza drammatica. Perché ora. Ah, Dio Cristo. Ok, questo è lo stage più difficile del gioco. Ho appena perso le Valve Medicine come un coglione, per aver fatto una pessima performance nella discesa verso la Legendary Sword. Quindi adesso sono praticamente un deficiente. Dio Cristo, sono uno stupido. Guarda, salvo perché mi odio. Invalida un po', però. E allora però sei uno stronzo anche tu. Dio madonna, slowdown che finisce nel momento in cui lui va giù, cioè proprio il peggio. Se siete i peggiori, tutti. Bravo, adesso mi dai Legendary Shield, adesso me ne faccio un cazzo di Legendary Shield. Basta, vi odio tutti. Odio tutti quanti, odio questo gioco. Lo amo, poi lo odio, poi lo apprezzo. Però in fondo vado via perché mi sono rotto il cazzo. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ti odio. Quanto ti odio, gioco. Tanto perché mi fai sempre morire come fossi un defi. Allora. Interessante, ho vinto un cuore perché ho raggiunto i 400.000 punti, quindi ho tutti e 10 cuori. Questo mi ha aggiunto un cuore, quindi forse se me la gioco bene, forse. Niente, andiamo dritti, raga, andiamo dritti. Non dritti così, però, non dritti così, così va dritti nel buco. Ok. Ok, cuore. Non c'è cuore. Mi ricordavo un cuore. Non c'è cuore. Proviamoci, ragazzi. Sì, non così però, proviamo. Così non ci proviamo un cazzo. Cristo.
visto che cattiveria. Allora, innanzitutto il Gerva mi ricorda che in uno dei negozi che ho saltato c'era la Revival Medicine, grazie. Quindi ho perso la Revival Medicine? Grande, grande stronzo. Eh sì, sai che me ne faccio. Ok, buono, 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 invulnerabile qua, bene, 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 bene. Cuori, bene, entrare qua, bere, chi se ne frega. Tutto quello che dà. Va bene, va benissimo. Ok. Allora, qui bisogna stare attenti perché senza arrivare al medicine rischio tantissimo. Magari i polipi mi danno di culo la cosa, certo. Prenderò una Light in Magic assolutamente, tanto sono pieno di soldi, che me frega. E poi entro nella porta chiusa, perché nella porta chiusa c'è il re delle anguille, anzi dei pesce gatti in questo caso, che mi dice: bravissimo, hai portato l'emblema, quindi ti do il mio emblema, adesso devi andare alla fine del gioco sostanzialmente. Non ho più. Tanto spererei in un cuore, vi prego, un cuore. Qua devo sperare che uno di questi che sono di solito abbastanza buoni mi diano non Wingboots come stanno continuando a fare, tipo. E neanche Gauntlet perché non mi serve a niente. Ok, bene. Ma vai Mona, tu hai il cuore. Sai dove te lo metti il cuore, amico? Qua c'era un soldo, no? No, vabbè. Niente, ho visto situazioni migliori. Ho visto situazioni migliori, tanto che salvo. Mi spiace, so di essere un codardo, ma devo salvare. Per sicurezza, eh. Ah! Allora. Io mi ricordo che più avanti c'è. Qui, se non mi sbaglio, c'è un. No, lì, non qui. Questo prendilo, prendilo, prendilo. Ok, preso. Sì, culo anche perché era dritto in direttiva, il gettone prima caduto nella lava, eh. Ok, adesso abbiamo la Revival Medicine. Bene. Andiamo a Berlino, Beppe. Dai, crediamoci. Che ora è? Tardi, andiamo. Ok. Alright. Alright. Devo per forza farmi male. Ok. Qua ho bisogno di cuori, cuori, cuori. E questi per fortuna hanno statisticamente la possibilità di dare cuori. Se colpisco. Ma che cazzo? Basta. Che c'è? Questa ossessione. Dai, andiamo giù, dai. Basta, mi sono rotto i coglioni. Andiamo giù, va. Andiamo giù. Abbiamo tutto quello che ci serve per andare alla fine del gioco. Che poi in realtà non è anche usata la Revival Medicine. Eh sì. Trespassers. Tra l'altro è interessante che nella versione Master System diceva Trespassers will be barbecued. Ma c'è la cure qua, eh. Quindi, buono. Tu 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 vai mo, vai monazza de tu mare, brutta merda. Guarda, mi prendo, visto che sono pieno di soldi, non stiamo giocando per soldi, mi prendo così un ultimo bicchiere della staffa col mio amico barista.
il metto non mi interessa. Il metto non è per me. Ma no, dai. Perché fare così? Chi se ne frega delle vostre stupide? Questo è interessante. Vabbè. Non mi interessa il perfect perché tanto... Ah... Adesso proprio di tutto rispetto, no? Di tutto, come non rispetto, come si dice, di tutto riposo. Insomma, è tutto riposo fino a un certo punto, questo stronzo, però. Soca. Soca Dance. Io quel... giusto per togliermi quel quella decimo di cuore, no? Per rompere i coglioni. Maledetti, maledetti, maledetti. Vabbè. Ok, e qua ci siamo. L'alfa e l'omega, no? L'alfa e l'omega, quindi alla fine. Alla fine finisce. Il finale cambia in cosa se fai tutte le porte nascoste in sto caso? No, niente, non cambia, non cambia. Quindi mi ha detto che sono diventato forte, e lui, quello che ho incontrato all'inizio del gioco, ma era tutta la prova, era tutto uno scherzo, era tutta un'illusione, quindi come in Ghost and Goblins dobbiamo rifare il gioco da capo, no, non è vero. Quindi adesso benissimo, sei diventato Sturdy, scegli Bell o Ruby, e io sceglierò il Rubino, perché come voi sapete molto bene, voi fan di Wonder Boy in Monster Land, Ruby 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 come cantano i Kaiser Chief, è vero, Ruby Ruby Ruby, ma anche come cantano i Steely Dan, anche come cantano gli Apples in Stereo, anche come cantano i Rolling Stones. Ecco si parte, sento quella musichetta che, buono sentite, ma è molto bella e mi piace, l'opera più alta di Shinichi Sakamoto, sentite la canzone che fa, la canzone del labirinto di Monster Land. È bella, mi commuove perché mi ricorda quando ero giovinetto e mi credevo eterno. Ora invece son vecchio e non mi ricordo anche la strada. Mona, guarda che devo di nuovo andare qui e uccidere tutti questi piccoli serpenti per tornare avanti. Eccomi, eccomi. Stronzo sei, perché vuoi ostinarti a colpire quello quando devi soltanto andar via? Perché mi segue, guarda come mi segue, mamma mia. Oh, molto bene, sapete che questo livello è come un labirinto, e se per caso tu sbagli la strada non trovi la strada e devi tornare indietro. Guardate che bello questo frame, questa composizione molto raffinata, davvero molto bella, anche perché mi ha tornato tutta quanta l'energia. Adesso vado a fare in culo al drago se riesco. Dai, vediamo, e chissà cosa pensano i vicini, perché mi sento, certo che mi sentono cantare a mezzanotte di Wonder Boy Monster Land. Pensano, questo qui è pazzo pure, si droga con la droga, invece no, signor mio, non è così, sono perfettamente lucido. Però io voglio arrivare alla fine del mio Wonder Boy in Monster. In Monster Land c'è una storia che dice che se tu trovi un passaggio particolare, quello, puoi fare il labirinto all'infinito e fare punti punti, tanti punti all'infinito, ma non mi interessano i punti. A me interessa Monster Land e vado. Qui c'è un Kraken che è abbastanza infido, perché devo per forza farlo fuori, poi prenderlo, uccidere anche questo e poi andare avanti, perché ce n'è un altro, uccido anche questo, guardate, e no che no, non finisce qui, e poi eccone un altro ancora, e poi devo tornare indietro, strano, indietro, infatti c'è il Rainbow Goblin che devo uccidere. Puoi riuscire a fare pupum. La parte del gioco più difficile arriva proprio adesso. Devo stare molto attento. Sì, eccola qui che arriva. La parte più difficile del gioco, in cui non mi ricordo mai. Dopo inizio Dragon Strap, assolutamente. Allora, adesso il problema è molto semplice. Se andare a sinistra o a destra. Non mi ricordo mai se il primo salto è a sinistra o a destra. Quindi se sbaglio devo rifare una parte noiosissima e lunghissima.
Il primo salto è a sinistra o a destra? Chi se lo ricorda quando salto su? Io credo a destra, sarebbe più semplice, no? Vabbè, Salvino però no, Salvino no, qua no, Salvino dalle altre parti, Salvino l'ho fatto precauzionale. Guarda come tutti vogliono che salvo. Ah, allora siete anche voi dei cinici bari, eh? Va bene. Salvo, ma non lo userò, ok? Non lo userò. E infatti ho sbagliato, Dio Madonna, non lo uso, non lo uso, non mi interessa, non lo uso. Non ci sto. Non ci sto, non ci sto. Non ci sto e non ci sto. Non lo uso, non lo uso, non lo uso perché non è legit. Prima, vabbè, stupidaggini, sfingi, ci sta. Ma qui no. Qui non ci sto. No, no, non ci sto, non ci sto. Non ci sto, non mi interessa niente. Non lo voglio usare. Non lo uso, ho detto che non lo uso e non lo uso. Zac. Oh, benissimo. Arrivo amico caro, vieni qui, guarda che ti incastro, si ti incastro, si ti incastro, si ti incastro, sì. Meglio di prima, sono anche invulnerabile. Non ci sto, bravo Scalfaro. Non ci sto, il pudore. E guarda come vado su e poi comincio il salto. Saltalo, saltalo, saltalo senza sbagliare il seno. È una rottura di coglioni, ho perso anche gli stivali. Che cazzo. Che gioco meraviglioso, ma non è il miglior gioco di sempre, Wonder Boy Monster Land. Qua si sente il lag tantissimo, tantissimo il lag, mamma mia, pazzesco, non potete capire. Qui si sente il lag. Ciao gorillino fettuso, guarda cosa ho preso. Guardalo, guardalo! Did you see that? Did you see the gorillino in culo? Guardalo, guardalo il gorillino che se ne va via, è andato via. Ciao gorillino, gorillino. Poi all'improvviso cade giù. Che gioco meraviglioso, una sorpresa totale, sempre. Ora io vado di sopra, che voglio finire Monster Land. Peraltro ho usato un sacco di cuori perché io sono stronzo, ma adesso guarda lo salto perché mi ha rotto il cazzo questo gioco e voglio solamente andare alla fine. Bellissimo. Qua fa finta di dirmi che ho sbagliato praticamente, che sono andato in un posto sbagliato e invece poi no, non mi ricordo più da che parte devo andare qua, però mi pare a sinistra, vediamo. Sì. Bombe, bombe, bombe divertenti, vai, tutto, 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 tutto quello che dà, vai. Attenzione, ha recuperato tutta l'energia, collane come se piovesse, tira bombe a tutti, senza pietà, un eroe dei due mondi. Veramente, cosa sta facendo questo ragazzo? Sta uccidendo tutti, prende le lanterne, davvero molto bene. Siamo alla fine. Siamo alla fine adesso, non riesco a cantare questa parte perché è difficile. Ecco che siamo arrivati alla fine del giochino, dai, yeah. Forza, entriamo, che facciamo? Il dragone, guarda, era tutta un'astronave. Nishizawa. Ho perso il cuore perché sono stronzo. Forse no. Dragon. Adesso devo concentrarmi però. Drago. Il rubino comincia a brillare e indebolisce un sacco il drago. Perché sì. Perché non vai a fare in culo, vecchio drago di merda? E il drago. Allora, concentrazione e latenza. Concentrazione e latenza. Il drago appare. Come il drago appare? Appena sconfitto, cosa sta succedendo? In realtà il drago era un mega dragon. E la musica cambia, diventa brutta matta. No, dall'altra parte no, non mi piace, simmetrico. Rimettiamo a posto le parti, amico. No, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Potrei anche giocare un po' più concentrato, però, eh. Non sto giocando concentrato, scusate. E la pagherò. Non ho mai fatto così il drago, però è una roba, eh. Cioè, si riesce a fare così il drago, non lo sapevo. Cioè, ma fantastico, fantastico, non ho mai fatto così il drago. Cioè, brute force.
Peccato che non si sente la musica, è vero. Provo a alzarla adesso, magari funziona, va a sapere. Vabbè, maestro, ogni volta è una grande emozione. Sentite qualcosa? E in effetti un 1cc, c'è stata quell'incertezza lì puramente... non sentite la musica. No, è impossibile. La musica è completamente spanata. Beh, dai. Una partita accettabile. Un po' allora, diciamo che sporcata da quella roba della Sfinge, però se avessi giocato con un po' di più concentrazione in più, no? Si poteva fare. Tecnicamente quasi un 1cc. Che musica meravigliosa che accompagna, che posso sentire solo io, ma forse è giusto così, perché lo sai che in fondo sono io quello che sì, e fatto il mazzo fino a questo punto, ed ecco qui tutto quanto il cast interessante. Sa per esempio che lo scheletro si chiama scheletro e che il jellyfish si chiama jellyfish, e c'è il kraken e c'è lo yeti e poi giant kong e anche werebat, goblin e roper, ratmaster e anche la sphinx, e vaffanculo a te gold collector. Sì, questa musica scaricatela dai, è molto bella e mi ricorda tante cose. Anzi, sapete che faccio? Bokeh le tempi. Non posso farla partire, ci lavoro da qualche parte su Winamp sta musica. La metto sotto, cioè troppo, troppo senza musica adesso. Finché si giocava, si scherzava, ma veramente è perfetta. Quindi mettiamo, andiamo a cercare la musica qua nelle cartelle VG. Cartella videogame Shinichi Sakamoto, una cartella enorme, wow. E mettiamo la musica finale di Wonder Boy Monster Land, mi sembra giusto. Non so se la sento, Dio Cristo, che schifezza. Non c'è una cartella un po' più buona? Eccola qua. Oh, ending, non so se la sentirete, probabilmente no, perché il mondo ci odia. Con Winamp, si apila con Winamp, grazie. Un MP3, con cosa vuoi aprire? Con Winamp. Sentite qualcosa? Voi non sentite niente anche con Winamp, eh? Sentite la roba? Si sente bassa, penso che è sparatissima per me. Mi tolgo le cuffie. Tra l'altro è bassa di tonalità, bassissima addirittura. Ma sentiamo dalle cuffie, va bene, sentite dalle cuffie. Si è alzata, certo, ho messo le cuffie sul microfono. Genio! Che cos'è il genio? Quindi musica da Winamp. Ed eccolo qua, lo staff. Potevi mettere prima, ma non è l'audio del gioco, eh? Armocelli. Era inizio Luigi Nishizawa. Con un fade, guardate il fade. Delicatissimo. Un fade delicatissimo. Beh, avevo quasi beccato anche la fine giusta, ragazzi.
Benissimo, benissimo. Allora, nonostante i bug, ciao Verdi Mark, ciao, nonostante i bug che hanno tediato praticamente tutta la serata, nonostante tutto, noi siamo arrivati alla fine. Zambani dice, io ti ringrazio tantissimo, ragazzi, non sono boia, penso che andrò detto il prima possibile, bisboci inimitabili come sempre, voi compagni d'avventura e di zingarate demenziali come sempre, quindi grazie a voi. Mame Alone non è veramente mai Alone perché ci siete voi. Io direi che possiamo chiudere la serata qui perché è stato devastante per tutti quanti. Quindi, sono anche curioso di sentire che cazzo ho cantato. Però, insomma, un applauso a tutti voi. Quindi, grazie, grazie mille, ragazzi. Vi saluto.